nell'iniziare questo convegno, questo incontro in questa mattinata, sono particolarmente anche emozionato e contento di poter condurre, ecco, questo incontro per quello che è il legame, per dirci il perché ci troviamo questa mattina qui ad Arizzo e il perché celebrare oggi in qualche modo il ricordo di Padre Dario, perché sicuramente ritrovarci qua è per dire quanto per tutti noi la relazione con lui, l'averlo conosciuto, aver tessuto quelle che sono state le varie relazioni, sono state significative. E avremo modo all'interno dello scorrere, ecco, della mattinata, di saper cogliere quelli che sono stati i tratti caratteristici, ma mi piace iniziare col dire e al mettere al centro in questo momento intanto i familiari. Un ringraziamento particolare, e non vogliamo in qualche modo anche dimenticare quelli che sono i genitori che hanno dato la vita a Padre Dario, e quindi Giovanni Pili e Giovanna Pistis, riconoscendo in loro, in quello che è stato in qualche modo la possibilità e riconoscere che il generare vita può generare anche storie. E all'interno di questa storia oggi noi siamo presenti qui per poterci dire quanto Padre Dario sia stato fondamentale, e in qualche modo i relatori che sono presenti a questo tavolo sottolineeranno quelli che sono alcuni aspetti. Ma un grazie lo vogliamo dire anche a quelli che sono i familiari presenti, e spero di non dimenticare nessuno, ma il fratello Toto, che è sposato con Antonietta, i loro figli e i nipoti, la sorella Pupa Pili, sposata con Francesco, conosciuto più come Zigheddu, amico anche della comunità, intimo, con i figli, con le due figlie e lo stesso dei nipoti. Il fratello Tonino, che è defunto, ma abbiamo la moglie Gabriella, anche loro con delle figlie e delle nipoti. Ecco, una famiglia ricca che continua in qualche modo a mantenere vivo questo legame. Quindi grazie. Grazie perché se siamo qui è anche proprio anche grazie alla vostra testimonianza, al vostro mantenere vivo questo legame, legame che è sicuramente con quella che è la famiglia dei frati, che è con il ringraziamento che va al comune che ci ospita di Arizzo nella persona del sindaco a cui dopo daremo la parola per un saluto. E il ritrovarci qua perché in questa giornata, mi piace poterlo dire subito, è il desiderio di mantenere viva la memoria. Mantenere viva una memoria e non perdere quello che Padre Dario ha saputo costruire. E se noi oggi siamo qui a distanza di un anno, è per riconoscere che anche dopo quello che è stato quel passaggio, che è la sua morte, ricordarlo nel riconoscere che alcune e diverse delle opere che Padre Dario ha creato, ha realizzato, sono vive, e il desiderio qual è? È quello che oggi possa essere un primo appuntamento. Ci ritroviamo qua, ci ritroviamo nella sua città natale. Il desiderio nostro, il desiderio anche che anima, in qualche modo animato il convegno attraverso Padre Salvatore, è quello di poter dirci, ecco, ritroviamoci per mettere la figura di Dario al centro, quello che è il suo carisma, il suo essere francescano, il suo essere amante della terra della Sardegna, della terra di Gerusalemme, di quello che è, potremmo dire, la dimensione della umanità nelle sue ricchezze ma anche nelle sue povertà, e riconoscere che vogliamo lanciare una proposta partendo da oggi, il poterci dire: la ricchezza di Padre Dario può permettere di approfondire, di mettere insieme magari i suoi tanti scritti, i suoi tanti testi, di poter approfondire quello che è stata la sua capacità di raccontare la storia, ma allo stesso tempo nei propri scritti di raccontarsi, e quindi anche quello che può essere una ricerca bibliografica dei suoi testi, un approfondimento dei testi, magari anche con una tesi di laurea. Riconoscere che, ecco, c'è una ricchezza che non possiamo, ecco, permetterci di perdere. E mi permetto di poter dire, io come Padre Stefano, che forse tra qui
presenti sono l'ultimo e il più distante a aver conosciuto Padre Dario, eppure riconosco che nell'animo c'è un legame che si lega con quella che mi sento anche abbastanza in famiglia a poterlo dire, la realtà di Mondo X, ma non solo, sicuramente la veste che indosso ci lega in una dimensione ancora più profonda. E allora il riconoscere che Padre Dario ha la possibilità di poter stimolarci in quello che è il crescere nelle relazioni. Voglio in qualche modo iniziare con quello che è il dare la parola a chi ha permesso in qualche modo la realizzazione di tutto questo, e lo vogliamo fare cercando di chiedere, ecco, intanto in prima persona a Paolo Fontana, il sindaco, di poter salutarsi, di poterci dire, ecco, un saluto, un augurio per questa giornata, e lo invito a presentarsi sul palco. Buongiorno e benvenuti. Grazie per chi viene da fuori. L'amministrazione comunale ha accolto favorevolmente la proposta di Padre Morittu e dell'Associazione Mondo X Sardegna per organizzare il convegno sulla figura di Padre Dario, venuto a mancare un anno fa. Naturalmente questo evento è stato possibile grazie all'aiuto di tanti volontari, come il coro polifonico, il direttore artistico Michele Turno e il presidente Nicola Calledda, la Proloco che ha messo a disposizione i suoi impianti, l'emittente Sardegna Live e il suo direttore Roberto Tangiano, il dirigente scolastico il professor Luca Ted e il fiduciario il professor Vincenzo Melis, per aver messo a disposizione i locali della scuola. Allora, leggendo il profilo tracciato da Padre Morittu su Padre Dario, ho capito che oggi parliamo di una personalità importante della Chiesa, ma la sua opera è stata importante in molti settori della società civile. Ricordo che abbiamo noi, almeno quello mio personale di Arizzese, è quello di un frate che veniva a trovare la famiglia, prima i genitori, poi i fratelli, che scambiava comunque parole con tutti noi e un sorriso lo dispensava a tutti. E sicuramente era giusto così, perché veniva a riposarsi, veniva a trovare i familiari. E non era neanche uno che si vantava di quello che faceva, quindi molte delle cose che ha fatto sicuramente ne verremo a conoscenza oggi. La sindaca di Fonni, Daniela Falconi, che è in viaggio e si scusa per il ritardo, poi Padre Morito la inviterà per un saluto, visto che è stata anche eletta presidente dell'ANCI Sardegna, quindi la rappresentante di tutti i comuni, dove Padre Dario ha svolto la sua opera. Alla sua morte aveva scritto: un francescano vero, un frate con i sandali che ogni fonese porterà sempre nel cuore. Conservo tanti bei ricordi che potrei scrivere per ore. Uomini come lui non vanno mai via. Sicuramente sono parole profonde che soltanto chi ha vissuto e a contatto con Padre Dario può esprimere. Non che i nostri pensieri siano meno profondi, ma il ricordo è sicuramente forse più leggero. Certe affermazioni le potremmo fare con le nostre guide spirituali che sono succedute nel tempo ad Arizzo. Quindi Don Paolo, che è qui presente, ma anche Don Nicola De Riu, Don Mario, Padre Giuseppe, e oggi abbiamo Padre Giovanni, che ostinatamente continua a sopportarci. No. Oggi siamo qui, però siamo qui per arricchire la conoscenza di un figlio del nostro paese che ha lasciato ricordi ed insegnamenti indelebili in chi lo ha conosciuto. Insegnamenti che dovremmo fare nostri e trasmetterli ai nostri figli e nipoti. In un periodo dove tutto viene preso con leggerezza, occorre fermarci a riflettere. Il ritorno al senso francescano della vita sarebbe una buona terapia, e non soltanto nella società civile. Però la giornata di oggi vuole essere anche un omaggio alla famiglia di Padre Dario, persone che partecipano attivamente alla vita sociale del paese, nel loro lavoro, nell'attività delle associazioni, ma anche in amministrazione. Una grande famiglia arizzese, come ce ne sono tante altre, che con orgoglio ha sempre accompagnato la vita di Padre Dario. Buon lavoro a tutti. Grazie Paolo. Padre Salvatore ti sta porgendo quello che è un piccolo presente
che è la locandina di questa giornata, per tenere viva la memoria anche all'interno della sede del Comune. Ti ringraziamo. Vogliamo ora anche chiedere un saluto a chi mantiene viva quella che è la presenza della cura delle anime all'interno del comune di Arizzo, padre Giovanni Zeta, parroco appunto di Arizzo, e chiediamo a te anche a te un saluto, una parola all'inizio di questa giornata. Grazie. Rispondo al volo alla provocazione del sindaco, perché è reciproca. Siamo, non dico che camminiamo gomito a gomito tenendoci le mani, ma viviamo veramente in un piccolo paese, è d'obbligo essere veramente concordi e uniti più che mai. Intanto pace e bene a tutti e benvenuti a tutti in Arizzo. A nome dell'Arcivescovo, Sua Eccellenza Padre Roberto Carboni, che questa mattina sta ministrando la cresima nella parrocchia in Monarcado e pomeriggio dovrà presiedere la processione del Corpus Domini nella sua, anche la sua diocesi di Ales, la prima, è impegnato per questo e per questo motivo non è potuto essere presente. Leggo per sicurezza per andare più spedito. Benvenuti a tutti voi. Convenuti appunto per questa celebrazione, come diceva così chi ci conduce in questo momento, per ricordare Padre Dario e la sua opera, perché nulla veramente vada perduto, perché tutto quello che è stato fatto sulla traccia di quello che è l'itinerario francescano da Gesù Cristo a San Francesco e tutto quanto scritto nel Vangelo. Per questo motivo anche un francescano come Padre Dario è ottimo e attuale interprete di questa ansia della Chiesa di poter veramente assistere tutti, malati e sani, nessuno escluso. Ricordiamo un caro sacerdote impegnato per la progressione della vita religiosa, per l'assistenza sociale e per la evangelizzazione nella Chiesa. Così voi tutti siete salutati dal nostro Vescovo e da chi vi parla proprio in questo modo, per essere organizzatori, relatori e autorità presenti, pubblico presente e in particolar modo tutta la famiglia di Padre Dario, perché ricordiamo devotamente, con affetto, una ricorrenza che per Padre Dario è stata la chiamata veramente alla santità, ma è una chiamata anche per noi, perché possiamo seguire i suoi consigli e la sua testimonianza, la testimonianza di un sacerdote religioso e fervente, apostolo coraggioso e saggio maestro, dentro le mura del convento e fuori nella società civile, sia nel ministero pastorale sia nel campo sociale in tutti, particolarmente in Sardegna e in Gerusalemme, come verrà detto appunto da chi parlerà della sua presenza nella Città Santa. Unisce a questa assemblea il proprio ricordo, anche Sua Eccellenza Monsignor Giuliano Tedia, che mi ha chiesto, mi ha dato un consiglio, fai la cortesia di che anch'io ho conosciuto, apprezzato Padre Dario, e lo ricordo con una viva e totale venerazione. Arizzo, in Barbagia, nel cuore della Sardegna, lietamente oggi accoglie questa eletta assemblea per celebrare un suo figlio illustre e autorevole, grande e modesto. Questa comunità, nella parrocchia di San Michele Arcangelo, abita un territorio magnifico, aspro e severo, esigente e, diciamo pure, lo sappiamo, non troppo generoso, sano e ricco di acque sorgive e stupendi paesaggi naturali che aprono gli occhi e anche mente e cuore alla serenità,
alla gioia e alla pace. Luoghi che vi ho indicato di salubrità d'aria, ricca di aromi naturali e salutiferi, essenze dove crescono essenze aromatiche e officinali che prosperano spontaneamente nel territorio, nella campagna di Arizzo, che corroborano l'esistenza di una popolazione sana e coraggiosa. Boschi, coltivazioni e produzione di castagne e noci e nocciole danno buoni e apprezzati frutti per molti abitanti, non solo isolani ma anche nazionali, nonché pregiati legnami per costruzione, per sagre e celebrazioni paesane che hanno riscosso lusinghiere e apprezzabili affermazioni in tutto il territorio e hanno conquistato paesi e città non solo della Sardegna. Questo un piccolo sguardo su cosiddetto natio borgo selvaggio, o se volete del piccolo mondo antico che è Arizzo, dove padre Dario ha visto la luce e non ha voluto mai dimenticare, con la sua presenza affettuosa e premurosa, cordiale, gioviale con tutti, nella sua modestia di autentico francescano. Un mondo che egli, padre Dario, ha portato sempre nel cuore e ancora lo porta nel cuore, perché Arizzo in Barbagia è stata veramente la culla della sua vita. Grazie e auguri, buon lavoro. Grazie Giovanni, anche a te per mantenere viva la memoria nella parrocchia, un piccolo ricordino. Tra noi in assemblea è presente un nostro caro amico, Monsignor Mauro Maria Morfino, vescovo di Alghero Bosa. Lo vogliamo ringraziare di essere qua, lo vogliamo ringraziare per la sua presenza. Ti invitiamo anche a te a darci un piccolo saluto, visto quello che è il legame che unisce la tua vita con Gerusalemme, con padre Dario, con i frati, e quindi grazie davvero delle parole che ci donerai all'inizio di questa giornata. Bentrovati a tutti, io qui sono in una giurisdizione extraterritoriale, rappresento attento me stesso, nient'altro che una grandissima gratitudine nei confronti di padre Dario, una qualità di e vecchiotta di 50 anni. Dario era provinciale, negli anni 70 io ero giovanissimo salesiano e poi avanti nel tempo ho potuto godere della sua amicizia, delle sue competenze, soprattutto di un uomo che ha fatto realmente la scelta minoritica. Un uomo cioè che ha fatto cose molto grandi con una visuale che 50 anni fa, come dire, pochissimi avevano e che lui ha avuto la grazia, un po' come i profeti, di vedere cose che altri non vedevano, con un tratto molto particolare. Ha dato vita alla vita di queste creature, ha saputo fare un passo a fianco, e qui oggi c'è Salvatore, e qui oggi c'è Stefano, qui oggi ci sono tutte quelle realtà dove da buon minore Dario non si è impossessato facendo morire queste realtà, ma ha dato vita a queste realtà facendo un passo a lato, così come bisogna fare. Questo io credo, e Dario è passato, come dire, si è dovuto misurare
con tante realtà, con i frati, tutta gente santa, ma uomini come tutti, e ne è venuto fuori vivo e confermato nella fede, che non è poco. Con i vescovi, altra genia spettacolare, con le monache, che è un'altra storia dove ci vuole fegato e fede. E Dario, in questa, come in tutte le altre realtà dove si è cimentato, ci è entrato con questa caratura. Un uomo che dava vita alla vita, scorgeva la strada da percorrere, ma nell'istante in cui finiva il suo ministero, continuava a mantenere, come dire, tutta la sua simpatia, ma non intralciando più e non impadronendosi delle realtà. Ecco, io sono essenzialmente qui per questo, un po' come, parlo da vecchio, ma la giovinezza è passata, come uno che da testimone ha visto questo lungo cammino. Qui c'è il padre Abate Luigi, che è il responsabile della CISM, cioè di tutti i religiosi della Sardegna. Io non sono più il vescovo delegato per il clero e la vita consacrata, lo ero fino a pochi mesi fa, ma devo dire, anche a nome dell'Abate Luigi e anche a nome di madre Francesca Diana, il grazie che tutta la vita consacrata in Sardegna deve a padre Dario, dove la sua presenza, e io ho volti molto precisi e situazioni molto difficili, problematiche sotto gli occhi, dove Dario è stato veramente persona che ha aiutato potentemente ad andare avanti anche in momenti di grandissima difficoltà. La sua presenza, poi noi ci siamo reincontrati in modo inatteso a Gerusalemme. Io finivo il mio dottorato. Padre Bottini, che è stato mio professore, non sembra, ma è più grande di me, non sembra, ma è più grande di me, dove lui lo sa, e la mia riconoscenza nei riguardi della minorità lì a Gerusalemme è inossidabile, è inossidabile. E lì ho reincontrato Dario, che ugualmente ha speso 5 anni in un modo assolutamente proficuo, come poteva e sapeva fare lui, e poi tornando in Sardegna, soprattutto gli anni sassaresi, gli anni io salivo anche 3-4 volte al mese, perché ero anche responsabile degli istituti superiori di scienze religiose, con Dario ci si incontrava proprio quasi regolarmente. Ecco, sono qui proprio per dire grazie a Dario per quello che ha saputo consegnare con quella leggerezza, con quel tratto di umanità sempre bella, ecco, senza mai alcun atteggiamento di zitellaggine, di superiorità, di arroganza, mai. Ecco, io sono qui solo per dire grazie, e voglio unire a me in questo grazie, proprio perché c'è l'Abate Luigi e ho sentito madre Francesca, il grazie perché la vita consacrata da questo frate minore in Sardegna, non parleranno poi di tutto il resto, ma in Sardegna ha ricevuto una vera edificazione. Ed è, come dire, le cose di Dio sono proprio queste, un fraticello, piccolino pure, al quale così visto non avrebbe dato 2 soldi bucati,
di quest'uomo ne stiamo parlando, dopo la morte, di quest'uomo che certamente continuerà, e mi auguro che si possa mettere mano a tante cose belle che Dario ci ha lasciato, perché l'edificazione è ancora, come dire, in atto. Allora se il chicco di frumento non cade in terra e non muore, non porta frutto. La scelta di Dario, la sua scelta minoritica, ma direi proprio lo stile di vita, è stato proprio questo, non tenersi in considerazione. Grazie a voi. Grazie, grazie Mauro. E permettetemi di riprendere semplicemente questa parola di queste che possiamo dire essere state alcune delle creature di Padre Dario, concreate, mi piace poter dire, perché uomo di fede, e vi porto anche i saluti, non è qui con noi presente, ma del nostro provinciale, Francesco Piloni, ci siamo sentiti ieri e desiderava in qualche modo, in maniera semplice, poter descrivere con due parole la figura di Dario, e l'ha descritta con questi due aspetti: un uomo, lui ha detto, con il futuro negli occhi, e riprendeva questo tratto davvero profetico di Padre Dario, ma un uomo anche che nella sua visione profetica, con questa capacità di vedere un orizzonte, e un orizzonte percorribile, perché non è da tutti vedere strade, e questo un po' mi diceva appunto Padre Francesco, non è da tutti vedere strade percorribili, ma che si possono in qualche modo continuare a percorrere in quello che è il passaggio dei tempi. Ma allo stesso tempo un uomo che si è fidato di Dio, un uomo che ha saputo fidarsi di Dio e fidarsi dell'uomo, riconoscere che la fiducia nell'uomo è stata per Dario quella capacità di riconoscere che nell'uomo c'era anche quell'uomo Cristo, quell'uomo che si mostrava. E allora con queste due espressioni ci vogliamo introdurre, riconoscendo che in queste parole ci sono, ecco, c'è il pensiero del nostro provinciale che ha accolto anche con piacere questa giornata e si scusava nel poter non essere presenti per quelli che sono gli impegni che si trova ad avere nella terra dell'Umbria. Queste due terre ormai legate, ma con un pochettino di difficoltà per quelli che sono anche gli impegni che la richiamano. E allora ci introduciamo in questa giornata e lo vogliamo fare attraverso quello che è un senso che ci è dato, che è la vista, e in maniera particolare vogliamo chiedere a Salvatore Perisino di poter introdurci in questa giornata, amico di Padre Dario, appassionato fotografo, uomo che è originario di Arizzo, della classe del 51, laureato in legge, oggi è tra noi non tanto per quello che sono stati i suoi studi, ma per quello che è proprio la tua passione, quello che ha legato, mi raccontavi appunto in questi giorni, quello che è stata la tua amicizia, quello che è stato il legame nato con Padre Dario negli anni 80, a seguito di quella che è stata la ristrutturazione del nostro convento di Fonni, della Madonna dei Martiri, e riconoscere in questo un legame che in qualche modo ha saputo poi raccontare la storia. Tu oggi ce la vorrai raccontare con delle foto, con delle tue foto, ma con delle foto anche dello stesso Padre Dario, ma ecco, ringraziamo in questo anche delle foto che ci vengono dagli stessi familiari. E allora questo ci permette in qualche modo anche di rigustare la presenza di Padre Dario, di rinnovare quello che è la memoria visiva, la memoria anche affettiva, e riconoscere che in quello che ci racconterai attraverso questi scatti fotografici ci può permettere in qualche modo di riprendere, di riagguantare, di quasi voler ritoccare la persona di Padre Dario. Ti ringraziamo dell'essere qui presente tra noi. Io con queste immagini, scusami se ti interrompo,
ci invito ai relatori a poterci mettere ai lati così da gustare anche noi la presentazione. Dicevo, con queste immagini voglio proporvi un breve excursus della vita di Padre Dario. Io lo conobbi nell'84, nel 1984 fu lui a contattarmi perché io avevo appena pubblicato un libro su Arizzo e fatto qui una mostra fotografica sul paese. Lui ci tenne, mi volle contattare per propormi appunto di fare insieme un libro sulla Basilica di Fonni, che qui vediamo e che nella quale era stato appena restaurato il vecchio convento per iniziativa, volontà e grande impegno suo. Il primo incontro avvenne qui, scusatemi, ma ci sono le diapositive che vanno un po' per conto suo e non riesco più a ordinarle. Ora viene. Ok. Dicevo, ci conoscemmo nell'84 per una sua proposta di fare assieme un libro sulla Basilica di Fonni. Era stato appena restaurato il convento con grande impegno e caparbietà da parte sua e lui cercava in quel periodo di valorizzare la Basilica in tutti i modi. E quindi gli venne anche l'idea del libro. Il primo incontro avvenne qui nel Sagrato della Chiesa, nel grande piazzale antistante, e già in quella circostanza una cosa che mi colpì non poco fu un gruppo di ragazzini che giocavano lì nel piazzale e nel vedere Padre Dario si misero tutti a gridare, cioè Padre Dario, Padre Dario, e ragazzini di 6, 8, 10 anni al massimo, e tutti gli corsero incontro ad abbracciarlo. A me questo entusiasmo di bambini così piccoli nei confronti di un frate non certo giovanissimo mi colpì già da subito. Naturalmente accettai la sua proposta e per portare avanti questo lavoro iniziai a frequentare per un po' il convento di Fonni, soggiornandovi a volte anche per diversi giorni. Qui vediamo Padre Dario nel chiostro con altri frati e qui sempre nel chiostro in inverno non sono due frati a caso, è quello di destra e Padre Dario. E da questa immagine lo si comincia a riconoscere anche se di spalle, però se li ingrandiamo vediamo che è a piedi scalzi, anche sotto la neve lui ha indosso solo i sandali senza calze. E qui ora che si è voltato lo si può riconoscere meglio. Dall'inverno passiamo all'estate, a giugno, il giorno della festa della Madonna dei Martiri, una grande festa per Fonni. Lui con altri prelati è lì all'ingresso nel sagrato della chiesa ad attendere la Madonnina che farà rientro in basilica dopo aver attraversato in processione le vie del paese. Una processione bellissima che io considero una delle più belle della Sardegna. Centinaia di donne in costume, le confraternite con vestiti spagnoleggianti, tanti cavalieri con lo stendardo della Madonna, insomma una bella festa. Però l'impegno, queste sono da alcune fotografie che mi ha passato la famiglia per questa occasione, e qui vediamo Padre Dario in una versione che, pur sapendo l'impegno che aveva profuso nel restauro del convento, non mi sarei mai aspettato. Siamo nel 1975, lui era, mi risulta, padre provinciale, cioè da quel po' che so io di gerarchia francescana era capo di tutti i frati della Sardegna, dell'ordine dei frati minori. Aveva sede naturalmente a San Mauro a Cagliari, qui in agosto, nel mese di riposo, è venuto a Fonni a fare lavori manuali, pur di portare avanti il restauro del convento. Sempre sorridente, in versione da muratore, e qui lo vediamo con tanti altri frati che è riuscito a coinvolgere in questa impresa. In piedi al centro, col cappello un po' da cowboy, si può riconoscere un giovane padre Moritu.
E qui sempre è a Fonni, sempre durante in versione un po' più ufficiale, i lavori ancora in corso, la scritta Scuderie nell'edificio dietro le persone ci ricorda che per lungo periodo il convento di Fonni ha ospitato anche la caserma dei carabinieri, che in quel periodo andavano naturalmente a cavallo. E qui c'è tutto i restauri del convento si sono conclusi e qui vediamo il ministro generale assieme a tutti i padri provinciali d'Italia. Padre Dario lo si può riconoscere qui. Sempre in funzione di questa valorizzazione della basilica, si è recato dal Papa per chiedere la benedizione della corona della Madonnina che era stata rinnovata o restaurata o rinnovata, non so. E la frequentazione di Padre Dario è avvenuta naturalmente non solo a Fonni ma anche in altri posti e anche a Sassari, a casa mia, dove veniva spesso, abbastanza spesso, il nostro ospite. Tra l'altro è venuto anche nel 2002 in occasione del mio matrimonio che con gran piacere sia mio che di mia moglie volle celebrare lui. Qui siamo appunto a casa a Sassari in un momento così, diciamo conviviale, sempre a Sassari, periodo natalizio mi pare. E qui siamo nel mio studio per fare una fotografia che mi chiese espressamente perché gli serviva un ritratto con urgenza e non aveva altre immagini, altre fotografie che si potessero prestare. Come ho detto, qui questa raccolta di fotografie è data anche da immagini derivate da vecchie foto che lui volta per volta mi passava per ingrandirle, riprodurle, fare ingrandimenti o altre copie, e più da tante fotografie fornite espressamente per questa occasione dalla famiglia, che ci ha ceduto, cioè, delle cose bellissime. Questa è una fotografia a cui Padre Dario teneva tantissimo. È a Fonni e la madre, che ancora giovane, indossa il costume di Fonni. Lei arizzese, che quasi per tutta la vita usava il costume di Arezzo anche nella vita quotidiana, qui non so perché lei stranamente ha il costume di Fonni. Qui più avanti negli anni però mostra, indossa orgogliosamente il costume di Arezzo. Sicuramente la fotografia più vecchia di Padre Dario. Lui è nato a novembre del 29, quindi qui siamo sicuramente nel 1930. A sostenerlo vediamo una donna, sicuramente la madre, che usa il costume di tutti i giorni. Padre Dario cresce, qui sembra avere l'aria un po' imbrocciata, dovrebbe avere più o meno 3 anni in questa immagine. E più o meno dello stesso periodo è quest'altra. Lui è il terzo bambino a sinistra, indicato da una freccia apposta da lui. Non saprei la circostanza in cui è stata scattata questa immagine, perché giudicare dall'abbigliamento, a giudicare dall'edificio che fa da sfondo, direi che non siamo assolutamente ad Arezzo, ma mi ricorda di più qualche paese del meridione dell'isola. Casa di Villa, dici? No, direi di no. In ogni caso l'abbigliamento non è Asuni, e allora qui ci possiamo essere, quindi siamo più a sud. Qui invece siamo sicuramente ad Arezzo, il vecchio muro di schisto che si intravede dietro il telo bianco e vuol fare da sfondo ce lo dimostra chiaramente. Padre Dario, siamo nel 37, Padre Dario sta facendo la prima comunione. E questo è il ricordino che ricorda l'evento. Lui naturalmente ricorre col nome di battesimo, Libero Pili. E questa è una fotografia bellissima. Nel 1941 lui nel primo banco, posizione abbastanza assorta, in primo banco segnato dall'asterisco, siamo a Bonorva,
al Collegio Serafico di Bonorva. Lui già dal 1940, quindi quando aveva 10 anni, ha iniziato il seminario. E questa è una cartolina postale di quel periodo che ho riprodotto, ingrandito, dove però lui non è indicato, non sono neanche sicuro che ci sia, però questo è l'ambiente in cui lui ha fatto il seminario. È curiosa qui la didascalia, che ci parla dei fratini del Collegio Serafino di Bonorva, non del Collegio Serafico. Molto brutta, molto sfocata, una fotografia del 43, sempre a Bonorva, Padre Dario al centro, indicato dalla freccia. Sempre Bonorva, Padre Dario il secondo a sinistra. Questa è più nitida, ma lui non si è indicato, io francamente, guardandola, riguardandola, non sono riuscito a individuarlo. Passano gli anni, nel 47, dopo un anno di noviziato, lui fa voto di professione semplice a Quartu. Professione semplice, cioè fa i 3 voti francescani di povertà, di castità e di obbedienza, però li fa per un periodo limitato, per 3 anni, un periodo di prova, diciamo. Superato il quale nel 50 fa il voto di professione solenne. A questo punto Padre Dario è proprio frate francescano a tutti gli effetti. Questo è lui in quel periodo. Sempre lui, qui lo vediamo al centro con altri frati, siamo a San Mauro. San Mauro, che è inutile che poi verrà ricordato da altri, però il convento che poi ospiterà la comunità di San Mauro per volontà sua, oltre che per il forte impegno di Padre Moritu, che ci si è immerso già dall'inizio. Però è stato Padre Dario a volerlo e a patrocinarlo in tutti i modi. Sempre a San Mauro, nel giardino, con altri frati. Qui un po' più avanti, nel 53, a Fonni. E qui arriviamo al 54. A Cagliari, il 18 settembre, viene ordinato sacerdote. In cattedrale, a Cagliari. Però la prima messa lui volle celebrarla ad Arizzo, nel suo paese, dove verrà il giorno dopo, il 19 settembre, appunto per celebrare la prima messa nella parrocchiale di Arizzo. Questo è il frontespizio del ricordino dell'occasione. Questo è lui in quei giorni e questa è l'accoglienza che gli ha riservato il paese. Lui col saio è accompagnato dai genitori, attraversa, qui siamo nello stradone, qui la chierica bella marcata, il saio è la chierica proprio, qui si accinge a fare ingresso in chiesa e qui invece non ha più solo il semplice saio indosso, ma tutti gli abiti liturgici dopo aver celebrato la messa. Come vediamo il paese è addobbato a festa e la folla che lo accompagna è veramente tanta. Sempre Padre Dario con altri sacerdoti per le vie del paese e questa è una fotoricordo del giorno con i genitori. Qui i genitori dietro e a fianco altri parenti e familiari. Qui siamo nel 56. È una fotoricordo fatta nei monti di Arizzo, si intravede in basso a sinistra il paese. Siamo a Sassari e dalla pagina della Nuova Sardegna si vede dell'Unione Sarda, si parla della crisi di Suez e dell'invasione dell'Ungheria. Lui è a Sassari perché subito dopo l'ordinazione sacerdotale venne si stabilì al convento di San Pietro, dove fu redattore per la rivista francescana Mater Graziarum e soprattutto fu rettore del seminario di San Pietro di Silchi, il collegio serafico di San Pietro.
dove fra l'altro mi risulta che ebbe come allievo un certo Salvatore Moritu. Negli anni 60 invece lo vediamo a Roma. A Roma, dove continua anche la sua attività giornalistica ed è redattore della rivista Fiamma Nova, che è una rivista francescana di fusione, era, non credo che esista più, una rivista francescana di fusione nazionale. Questa è probabilmente la sua stanza di lavoro in redazione, perché in alto a sinistra potete notare una caricatura, una sua caricatura, è purtroppo tagliata, però è sicuramente lui. Non so come si veda, sì. Sempre a Roma nel 68 è cappellano nella clinica Morelli. E nel 68 poi va in Libia a predicare alle fraternità del luogo e qui lo vediamo in Libia. Qui mentre invece è in Egitto, sempre per predicare ritiri spirituali di un convento di suore. Ora qui ci sono una serie di immagini che riguardano il periodo che va, mi pare, dall'85 al 91, in cui lui ebbe questo importante incarico di delegato per le suore di clausura, ma di questo poi parlerà, in questo periodo parlerà diffusamente Suor Cristina. Qui guardiamo poche immagini. Queste non sono suore di clausura, credo che sia fatta a Roma questa. Elisabettina, ma non di clausura. Qui invece periodo fino al 95, mi pare dal 91 al 95, è a Gerusalemme. E anche del soggiorno, degli importanti incarichi svolti a Gerusalemme, parlerà poi padre Bottini. Qui però qui poche immagini, così la processione della Domenica delle Palme. Qui lo vediamo con tutto il capitolo della Guardiania di Terra Santa, della Custodia di Terra Santa. E qui una circostanza meno ufficiale, sempre in Terra Santa, qui sta salutando un pellegrino che è, anche se di spalle ricorda vagamente padre Moritu, però lì è in pellegrinaggio. Qui lo vediamo con la cognata. E qui siamo nel 2014 nella sala consiliare di Fonni. E nella sala consiliare di Fonni, in attesa che gli venga conferita la cittadinanza. La cittadinanza onoraria. Un breve introduzione di padre Moritu e poi il sindaco che gli fa il riconoscimento. Siamo ritornati a immagini fatte da me. Siamo, poco fa abbiamo visto nel 54 la sua prima messa fatta ad Arizzo. Dopo 50 anni esatti, per festeggiare l'evento, ritorna ad Arizzo a celebrare la messa nella stessa chiesa dove aveva celebrato la prima. Questa è l'accoglienza che gli fa il paese, col sindaco, altre autorità. Padre Dario sempre scortato dall'immancabile padre Moritu. E qui attraversa le vie del paese percorrendo più o meno lo stesso percorso di 50 anni prima. Fa ingresso in chiesa indossando il semplice saio e poi fa altro ingresso con i paramenti liturgici. La messa viene concelebrata con altri 5 sacerdoti. E la chiesa è veramente strapiena. Questo è il momento dell'offertorio, fra le altre cose gli viene offerta anche questa torta che poi vedremo più avanti. Dopo la messa un grande invito a tutto il paese,
al Bastione, insomma, e l'afflusso di gente è veramente tanta. Per l'occasione anche un barman d'eccezione. E qui al momento del pranzo gli viene presentata una torta fatta per l'occasione, che abbastanza fedelmente, se vogliamo, riporta alla chiesa parrocchiale di Arizzo, dove lui ha celebrato la messa poche ore fa e dove l'aveva celebrata 50 anni prima. E questa è la torta che gli è stata offerta, che gli è stata offerta al momento dell'offertorio. Dopo il pranzo, qualche foto ricordo con i parenti. Oh, è andata troppo veloce. Nell'occasione mi ci sono voluto mettere in mezzo anche io con mia moglie. Qui altra torta ma altra circostanza. Siamo nel 2009, sono gli 80 anni, per l'80esimo compleanno gli è stata organizzata questa festicciola a San Pietro di Silchia Sassari, gliel'hanno organizzata i nipoti e la comunità di Mondo X. Lì guarda, si guarda le, io qui non ho, sono un pochino fuori, no scusa, forse è così, ok, una torta offerta dai nipoti, qui è lui e sembra veramente molto contento in questa circostanza di questo pensiero che gli è stato riservato dai familiari e da Mondo X. E qui il taglio della torta. Però nel taglio della torta vogliono accendere anche questa sorta di fuochi d'artificio e Padre Dario si inzaccherà tutto. E sembrerebbe purtroppo fra il divertimento generale. Comunque rimedia subito. E continua il taglio della torta. Foto ricordo con parenti, amici. E, niente, nel 2011 vengo a trovarlo a Fonni e andiamo a rivedere assieme il santuario basso che avevamo visto proprio il giorno che ci eravamo conosciuti e mi aveva illustrato in ogni particolare. Questa è l'ultima fotografia che gli ho fatto, mi sta salutando quando vado via, più dal sagrato della Basilica dove ci eravamo salutati quando ci eravamo conosciuti. Poi naturalmente ho incontrato Padre Dario tante altre volte, a Santa Rosalia a Cagliari, a Sassari a San Pietro, a Bonorva, ultimamente purtroppo a Quarto, ma non mi è più capitato di fargli fotografie ed è con questa fatta il giorno dell'80esimo compleanno, che mi piace ricordarlo perché veramente qui manifesta una serenità fuori dal comune. A me questa proprio piace e sembra che la voglia comunicare a tutti, la sua serenità d'animo. E ho finito con questo, grazie. Grazie Salvatore, è molto bello. Chiedo scusa a mio confratello Padre Stefano, bravissimo moderatore di questa mattinata, ma si è introdotta tra di noi proprio in questo momento il sindaco di Fonni. Grazie, grazie per me. Non so se ripresenta la terz'ultima diapositiva, era Padre Dario sul sagrato della chiesa che ci salutava tutti da lì con alle spalle la Madonna dei Martiri. Grazie, grazie della tua presenza, grazie anche agli altri amici di Fonni che sono intervenuti. Daniela, auguri, perché Daniela è diventata presidente dell'ANCI in Sardegna, cioè dei sindaci.
Auguri, auguri. C'è bisogno di tanto impegno sul fronte dei nostri sindaci. Grazie, grazie. Prego, continuiamo. Desideravo dire questo, è stato... Scusa, perdoni. Daniele, ci vuoi dire una parola? Sì, prego. Accomodati, prego. Grazie. No, adesso mi emoziono perché... Scusate il ritardo, innanzitutto ho visto tutto l'ultimo intervento e già lì c'era di che emozionarsi per tutto. Sì, immagino. Intanto grazie per l'invito e grazie al sindaco per l'ospitalità. Per me è sempre un grande piacere parlare e ricordare Padre Dario, che l'avete visto, è il nostro cittadino onorario, però io non ho ricordi recenti se non qualche ultimo saluto, ho ricordi bellissimi di quando ero bambina, perché lui era davvero una nostra guida, veniva a scuola, giocavamo, organizzava un sacco di cose. Quando lui ci aveva comunicato venendo a scuola che andava via, per noi bambini era stato davvero un lutto. Avevamo fatto raccolte firme, andavamo a casa sua in convento, gli dicevamo di non andarsene, poi ovviamente con gli anni abbiamo capito che stava facendo qualcosa di veramente importante. Quindi la nostra maestra, che era stata veramente lungimirante, aveva detto: facciamo finta che non se n'è andato e gli scriviamo una lettera, e gliela scriviamo ogni mese, scriviamo una lettera a Padre Dario. E la cosa più bella era che lui ci rispondeva, lui ogni lettera rispondeva. E l'altro, da poco la nostra maestra ci ha riunito e ce le ha fatte rileggere queste lettere, e rispondeva non con una lettera complessiva, ad ognuno di noi. Lui prendeva carta e penna e aveva un pensiero per tutti, ci sgridava nelle sue missive se facevamo da monelli, perché noi gli raccontavamo tutto, a Natale ci mandava un regalino, quindi ho un ricordo bellissimo. Infatti poi, quando poi è stato male, avevo chiesto a Padre Giuseppe, che anche lui era da noi in convento, perché è vero che da noi i frati sono andati via, ma il legame è sempre fortissimo e lo rimarrà per sempre. Infatti speriamo sempre che torniate prima o poi, o comunque ci organizzeremo per avere degli incontri con la comunità, che non sono mai mancati. Quando ero andato poi a trovarlo a Cagliari, a Quartu, Padre Giuseppe ci aveva lasciato questo minuto di intimità, quella è una delle cose che porterò sempre con me. Quindi, insomma, giusto un saluto per ringraziare, e complimenti alla comunità di Arizzo che lo ricorda con tanto amore, ma vi assicuro che anche per noi è lo stesso. Grazie e buon proseguimento a tutti. Grazie Daniela, e risottolineo quanto ho detto all'inizio, cogliendo l'occasione di quello che ci hai in qualche modo raccontato. Ci dicevamo dell'idea di in qualche modo porre all'interno di questo primo convegno, con la possibilità in qualche modo di raccontare ancora una volta quello che è la storia di Padre Dario, attraverso magari anche quello che è la raccolta degli iscritti, e magari che questi iscritti possono essere conosciuti, perché sicuramente rivelerà qualcosa di particolare del nostro caro Padre Dario. Abbiamo in qualche modo visto quello che, se non proprio gli eventi proprio della nascita, quindi 30 novembre del 29, fino a quello che è stato il giorno in cui Padre Dario ci ha salutato, il 2 giugno del 23, e abbiamo visto quello che è stato un'evoluzione, e in qualche modo ci siamo accostati anche a quella che è la sua famiglia, e lo vogliamo fare in maniera particolare chiedendo a Zighetu di poter venire qua sul palco per poter in qualche modo consegnarci quello che è un pensiero, che ha pensato un sonetto per poter ancora una volta tratteggiare la figura di Padre Dario. Tengo a precisare che il sonetto non è mio, è del poeta arizzese Michele Fontana, nonché il nonno del sindaco di Paolo. Nonostante avesse avuto questo grande lutto, la morte del figlio Paolo, per Dario, insomma,
era riuscito a esprimere sentimenti di grande gioia in occasione della sua ordinazione sacerdotale. E così scrisse a padre Dario: causa dessa morte de vizu meu, pros auguriu non so potidu bene, però provesu un grande recreu in custa die de giubilu solenne, produttusu sia dal regodo verenne, proseguidu e Dario as fatto a Deus, e issu ti conceda da altrettanto chi viva smeda e divente santo. Cuddo schivartini de idea d'orta, padre Dario potta sconvertire, e miracolo fettas in s'avvenire, canton da fatto salvatore orta. Faghe, chi Deus aperza sa porta, in paradiso vronus irrecire. T'auguro, chi apesta le famma, procontento ed ottus, babbo e mamma. Grazie, grazie Zighetto. Ci introduciamo ora con il dare la parola a padre Priamo Ezzi, confratello di padre Dario, giurista, originario di Quarto Sant'Elena e appartenente a quella che era la custodia della, di Santa Maria delle Grazie dell'Ordine dei Frati Minori della Sardegna, adesso definitivamente unita alla provincia Umbra. Padre Priamo si è diplomato in studi filosofici nell'87, ha ottenuto il baccalaureato in teologia negli anni 90 presso la Pontificia Facoltà Teologica a Cagliari e ha poi conseguito il dottorato in diritto canonico. Diverse sono le materie del suo insegnamento, in qualche modo hai percorso tutte quelle che sono state le tappe accademiche e ha ricoperto per due volte l'ufficio di decano della facoltà di diritto canonico della Pontificia Università dell'Antonianum, dalla quale è stato anche rettore magnifico, e di questo in qualche modo ne siamo onorati noi come frati. Collaboratore in diverso modo di diversi dicasteri della Curia Romana, della dottrina della fede, delle cause dei santi, nei testi legislativi del Tribunale Apostolico anche della Sacra Rota, e da settembre 2013 fino a 2021 ha prestato con solerzia e col suo servizio presso la Curia Generalizia, ricoprendo diversi ruoli all'interno di quella che è la provincia serafica tra i frati. Ecco, è sempre stato in qualche modo vicario custodiale di quella che era l'allora provincia serafica anche della Madonna delle Grazie, e attualmente ricopre il ruolo di guardiano della parrocchia di Quarto Sant'Elena. Siamo contenti di poterti avere tra noi per il legame che sicuramente intercorre tra te e padre Dario, non solo all'interno di quelle anche che sono state i vari modi in cui hai potuto esprimere la tua vicinanza a lui. Ti ringraziamo e ci mettiamo in ascolto di quanto ci vorrai consegnare. Grazie. Grazie a voi dell'invito e dell'opportunità di parlare di un uomo, di un francescano che ho molto stimato e anche molto amato. Sono un po' commosso. Va bene. Allora, Dario, lo sappiamo, è stato detto già qualcosa, è nato qui ad Arizzo, questo bel paesino ai piedi del Gernargentu, in quella parte di Barbagia che si fa più dolce, la Barbagia detta di Belvì, perché guarda verso il Campidano, ecco, tra le altre cose, no? Si allarga e già guarda orizzonti più vasti, gli orizzonti che poi hanno segnato tutta la vita di padre Dario. Come è stato detto, al fonte battesimale ricevette il nome beneaugurale di liberato. La sua è una famiglia numerosa e unita che fino all'ultimo, lo posso testimoniare di persona, essendo appunto guardiano e responsabile dell'infermeria di Quarto, si è mostrata vicina e amorevole nei suoi confronti, comprendendone l'intimo patire e il bisogno di sentirsi accompagnato e quasi sorretto nell'ultimo e più faticoso tratto della sua esistenza.
Padre Dario era dotato di una intelligenza acuta e anche di una rara capacità di penetrare la realtà delle cose e delle persone, e quindi ha saputo coltivare sogni e realizzare imprese con grande lungimiranza, oggi si direbbe con visione, vision, e tenace determinazione, talvolta incompreso, come esperienza di tutti i profeti, maggiori o minori che siano. Basti pensare, è stato evocato varie volte anche con stupende immagini, a titolo esemplificativo, all'impegno e alle energie profuse per il riscatto del convento di Fonni e il suo completo restauro, o all'impulso e al sostegno dati agli inizi e sempre all'Associazione Mondo X Sardegna di Fra Salvatore Moritu e di Fra Stefano, nella quale vedeva come una reviviscenza di quell'amore evangelicamente compassionevole che spingeva San Francesco d'Assisi e i suoi primi frati in mezzo ai lebbrosi per usare loro misericordia, sono le parole di San Francesco nel suo testamento. Sì, perché Fra Dario, Padre Dario, tenacemente innamorato della sua vocazione, tutto leggeva e interpretava in chiave francescana. Il francescanesimo è stato la cifra di tutta la sua esistenza. Un amore che era significato anche dal saio sempre indossato con umile orgoglio e dai piedi perennemente scalzi, come è stato evocato, persino nei rigori invernali, come ha ben colto la sindaca di Fonni, la cara Daniela Falconi, che sui social ha voluto dare il suo addio a Fra Dario, ricordandolo come, lo ha evocato anche il sindaco di Arizzo, un francescano vero, un frate con i sandali, che ogni fonnese porterà sempre nel cuore. Conservo tanti bei ricordi che potrei scrivere per ore. Uomini come lui non vanno via mai. È stato anche pubblicato sull'Unione Sarda questo ricordo, proprio il giorno dopo della morte di Padre Dario. E davvero Dario è stato anzitutto e sempre frate Dario. Dopo aver frequentato il collegio serafico di Bonorva, veste l'abito francescano a Quartu nel 1946, dopo guerra, concluso il noviziato sempre nel convento quartese di Sant'Antonio, emette la sua prima professione. Nel 50 emette la professione solenne a Cagliari, dove viene ordinato presbitero l'8 settembre del 1954. Prima del concilio due erano le date in cui si ordinavano i sacerdoti: la Domenica Sitientes, che cadeva nel tempo di Pasqua, e San Pietro e Paolo. Padre Dario venne ordinato a settembre perché gli venne rinviata di qualche mese l'ordinazione sacerdotale, perché in tempi in cui contava soprattutto la regolare osservanza, avere idee proprie, anche lungimiranza, visione, non sempre era compreso, non sempre era ben accetto. Lui ne parlava con dolore ma senza recriminazione, con senso di umorismo. Animo sensibile al bello, con un notevole bagaglio culturale sempre arricchito con nuove e svariate letture, è dotato di una penna felice, è stato redattore della rivista dei frati minori sardi Mater Graziarum e di quella dell'Ofs Nazionale Fiammanova, entrambe estinte purtroppo. Per questo suo talento, nel 1968, la loro ministra generale dell'Ordine dei Frati Minori, Fra Costantino Coser, lo chiama in curia generalizia per la redazione della rivista di collegamento interno per i frati dell'Ordine Fraternitas, che ancora esiste, i cui primi numeri uscirono ciclostilati in latino, come si usava all'epoca. Quindi Padre Dario è anche il fondatore di Fraternitas. E di fatto Fra Dario ha scritto pagine bellissime e mai banali, tutte profumate di francescanesimo reale,
attingendo alle fonti francescane, ha tratteggiato con incantevole poesia e straordinaria introspezione psicologica il ritratto di molti compagni di San Francesco, del poverello stesso, di Santa Chiara, in questo libricino meraviglioso, Ritmi. Celebre e riedita resta la cronaca del capitolo generale del 1978, in cui venne eletto a capo dell'ordine lo statunitense fra John Vaughan, intitolata Il Palio di Pentecoste. Avrà sicuramente pensato a Fonni in quel momento. Persino i ricordini che componeva e faceva stampare per celebrare le sue varie ricorrenze di vita francescana e sacerdotale di propria iniziativa, ma sempre includendo in solidum anche i suoi compagni d'avventura vivi e defunti, erano dei piccoli capolavori letterari e di spiritualità. Per esempio, quando celebrò i 60 anni di vita francescana, non si limitò a parlare banalmente di sessantesimo, parlò di 60 anni di piedi scalzi, e quando celebrò i suoi 50 anni di sacerdozio disse: beh signore, ti ringraziamo per questi 50 anni, siamo andati come pecore matte di qua e di là, lasciando anche qualche ciuffo di lana impigliata nei rovi, ma tu ci hai sempre recuperato. Aveva sempre queste immagini, come dire, molto eloquenti, era immaginifico. Alla penna ha sempre accompagnato la voce, allo scritto la parola, distinguendosi, l'abbiamo visto, nella predicazione, a cui si è dedicato a lungo un po' ovunque nell'isola, in continente e anche all'estero, apprezzato per la sua profonda conoscenza della Sacra Scrittura, del Magistero, ma anche per la bellezza del suo eloquio, appunto, come dicevo, sempre immaginifico, elegante, ma sempre ponderato e casto, come vuole la nostra regola, ovvero senza fronzoli o artifici retorici, sempre genuinamente evangelico. Fra Dario poi è sempre stato un uomo prudente, sapiente, cortese e sempre al passo con i tempi, come ogni buono scriba del regno, capace di far vivere il passato nel presente. Ha ricoperto anche incarichi di responsabilità e di governo nell'ordine, ministro provinciale dei frati minori di Sardegna dal 72 al 1981, che io ricordi è stato uno dei pochi ministri provinciali riconfermato. Parroco, guardiano, rettore di seminario, visitatore generale per 3 volte, Benevento, Toscana, Napoli. A Napoli ci andammo insieme, facemmo la visita insieme, fu un'esperienza molto simpatica. Sì, prego. È urgente spostare una Golf targata ER483, ER4883. Una Golf. Prego, prego. È il parroco di Tonara, eh? Quando ritorna. Poi è stato anche, come evocato, delegato generale promonialibus dall'85 al 91. Ricordo che in quell'occasione si scherzò quando venne nominato, perché nella vulgata sarda gli arizzesi hanno fama di donnaioli, avevano, eh? E allora quando il padre Dario venne fatto assistente promoniale, dice: chi meglio di lui essendo arizzese? Ecco, se mi ricordo questa battuta corsa tra i frati. E ha visitato e guidato moltissimi monasteri di Clarisse ed è ricordato, adesso ci collegheremo fra un po' con Suor Cristina, come pure tanti istituti femminili, specie francescani. Dal 91 al 95 presta servizio in Terra Santa, dove è anche redattore dell'edizione italiana della rivista della Custodia.
E lì fu anche discreto, cioè consigliere del custode di Terra Santa per la lingua italiana, e a quel che si dice avrebbe rischiato anche di essere eletto custode di Terra Santa se lui stesso non avesse scelto di tornarsene in Sardegna. Rientra definitivamente nella nostra isola a metà degli anni 90, prima a Sassari, Sant'Antonio Abate, dove è guardiano, poi a Bonorva, quindi nuovamente a Sassari, San Pietro in Silchi, sempre come guardiano, distintosi tra l'altro per le celebrazioni in occasione del centenario dell'incoronazione della Madonnina delle Grazie nel 2009. Nel 2011 torna a Fonni fino al 2014, anno in cui va come confessore nel santuario di San Salvatore d'Aorta, Santa Rosalia, a Cagliari, restandovi fino al 2017, quando a motivo del deterioramento della sua salute viene trasferito all'infermeria dei frati a Sant'Antonio in Quartu. Ecco, io l'ho conosciuto, sono rientrato da Roma nell'ottobre del 2021, lui era già lì, in questi suoi ultimi due anni. Gli antichi dicevano talis vita mors ita, come è stata la vita così è la morte, e veramente mi sono accorto della verità di queste parole, di come padre Dario, pur nella sofferenza, pur nel dolore, abbia attraversato questi anni di grande prova, dove tutto si fa più silenzioso, più solitario, più difficile. E questo è il vero banco di prova di ogni esistenza. Padre Dario ha visto, per esempio, la chiusura di Fonni, e sappiamo quanto contasse per lui Fonni, eppure non si è mai lamentato, mai una parola, mai una parola. E allora mi è venuto in mente tante volte nel parlare con lui di quanto dice la lettera agli ebrei, no? Di Abramo, di questi uomini che si sono fidati di Dio. E qui ho visto anche la realizzazione della sua vocazione francescana, cioè non ancorarsi troppo alla città terrena, ma guardare già ad una città dalle fondamenta perenni e attraversare il nostro mondo, la nostra esistenza, sempre da pellegrini e forestieri. Come dicevo, padre Dario è stato un francescano veramente a 360 gradi. Ma proprio nell'esito della sua vita si è vista il compimento perfetto, la realizzazione piena di questa minorità e di questa povertà. Il 2 giugno appunto del 2023, in Cagliari, dove era ricoverato, fra Dario ha chiuso definitivamente gli occhi sulla scena passeggera di questo mondo per riaprirli senza lacrime né tristezza nelle dimore eterne del cielo, dove ci piace pensare l'abbia introdotto con mano materna la Vergine Maria. Ecco, padre Dario negli ultimi tempi aveva anche difficoltà a parlare, la voce era sempre più fievole, le parole sempre meno intellegibili, però lo si è sempre visto sorridente, quel sorriso che è in tutte le foto, quel sorriso sempre velato di una certa mestizia, però mai quel sorriso luminosissimo. Il sorriso di un uomo sempre concentrato e ben piantato al centro delle cose. Quando uno va al centro delle cose vede luci e ombre. Ecco, il suo sorriso trasmetteva questa verità di fondo, la luce e l'opacità che caratterizza la nostra esperienza umana. E allora ecco un grazie a padre Dario per quello che è stato, per quello che ha fatto, per quello che ci ha donato, con quel suo stile inconfondibile. A noi l'impegno, l'onere e l'onore di non disperdere un dono, un regalo così grande. Grazie Priamo. Grazie perché hai tratteggiato molto bene e lucidamente quello che è stato il tratto proprio francescano di padre Dario, e in qualche modo vogliamo rimanere con quello che è l'elemento dell'abito che ha caratterizzato la sua vita,
Una vicinanza che abbiamo già in qualche modo visto nelle foto, di quello che è stato il legame che Padre Dario ha saputo creare come delegato generale delle suore di clausura, riconoscendo in questo un legame ancor più particolare con la suora che in qualche modo non è qui con noi presente, sarà in collegamento suor Cristina Longinotti dal monastero di Santa Chiara a Cortona, e legame che si è strutturato sin diciamo da quello che è stato l'inizio della vita di suor Cristina, almeno dal punto di vista della sua vita consacrata. Una suora che è entrata in monastero sin da giovane, sin dopo la sua maturità, sceglie di entrare appunto nel monastero di Cortona, dove tuttora vive dopo 41 anni, e un legame questo con Padre Dario mi raccontava estremamente bello, amicale, appassionato, perché Padre Dario era un appassionato, sapeva coinvolgere in quelle che erano le sue passioni e riusciva a trasmettere questa stessa passione anche ad altri, e suor Cristina ne divenne in qualche oggi quello che è la memoria storica, dice lei stessa, ce lo racconterà, spero lo potrà raccontare, come vive anche quello che è un po' la solitudine del mantenere viva questa memoria, perché poche sono, lei dice, le suore che hanno conosciuto l'esperienza di Padre Dario come delegato generale del mondo clariano. E una relazione che nasce da quello che è stata una possibilità che Padre Dario ha saputo consegnare non solo a suor Cristina, ma quello che era il suo stesso monastero, quella del poter essere, possiamo dire così, di appoggio, di curare la parte organizzativa della segreteria di questa rivista Comunione e Comunicazione, una rivista che continua a essere ancora presente, che gli stessi successori di Padre Dario hanno confermato in qualche modo al monastero la possibilità di curare la redazione, e una possibilità, ascolteremo e avremo la possibilità di cogliere nelle parole di suor Cristina quello che è stata la possibilità di un respiro, possiamo dire, ampio del mondo clariano, del mondo francescano. Lei che ha ricoperto in qualche modo diversi incarichi, in particolare quello di poter essere all'interno del coordinamento delle superiori presidenti d'Italia e all'interno della segreteria federale, e questo lei lo ha ricoperto a fine degli anni 80, inizi degli anni 90, dove non eravamo abituati a vedere suore clarisse in qualche modo uscire da quelli che erano i monasteri. E suor Cristina potrà raccontare come ha vissuto questa esperienza coinvolgente sicuramente della sua vita. Non so se siamo riusciti a entrare in collegamento con suor Cristina. Ancora no. Questo è sempre bello, perché è il bello della diretta. Eccoci. Ciao suor Cristina, benvenuta tra noi. Ho detto qualche parola che ti in qualche modo introduce a quello che è l'argomento che ci vorrai consegnare, del legame appunto di Padre Dario come delegato delle suore di clausura. Ti ringraziamo di questa tua presenza e siamo desiderosi di poterci mettere in ascolto delle tue parole, ma in qualche modo mi piace poter dire da confratello della tua amicizia con Padre Dario all'interno di quello che è stato il prezioso ruolo che ti ha permesso di poterlo conoscere all'interno dell'esperienza della rivista Comunione e Comunicazione. Grazie e lascio a te la parola. Cristina, ci senti? Sì. Sì, okay. Sento bene. Benissimo, allora mi ripeto, nel senso che
ho fatto una breve presentazione appunto di te, dicevo che ci vogliamo mettere in ascolto di quelle che sono le parole che ci consegnerai, desiderosi di poter cogliere quello che è stato il legame che in qualche modo Padre Dario ha stretto con te, ma con te all'interno, come dire, di quello che è la tua relazione con lo stesso monastero, col mondo clariano, all'interno di questo respiro ampio in qualche modo che dicevo all'assemblea presente, un respiro che ha permesso in qualche modo anche di cogliere per te, per il tuo monastero, all'interno dell'esperienza della rivista Comunione e Comunicazione, quello che è l'essere clarisse, quello che è l'essere francescane, del legame profondo con Padre Dario, in modo particolare proprio come amico, come fratello. E quindi grazie delle parole che ci consegnerai. Grazie a te, Fra Stefano, e a tutti voi. Appunto, a me che è stata chiesta una testimonianza su Padre Dario Pili. Mi sentite? Sì. Ok. Mi è stata chiesta una testimonianza su Padre Dario Pili come Delegato Generale Promonialibus OFM. E questo è un aspetto della sua personalità poliedrica che oggi, sotto tanti aspetti, no, cercate di ricordare, di fare memoria, ma questo probabilmente è un po' ignoto ai più. E appunto di questa opportunità, che per me è preziosa, ringrazio voi e in particolare Fra Salvatore, perché se sono qui oggi è soprattutto per l'amicizia fraterna con Salvatore, che fu occasionata indirettamente proprio da Padre Dario, per cui mi sento qui con voi in spirito di restituzione. E quando appunto Salvatore mi propose di intervenire oggi, la domanda che mi si pose fu: ma come mai proprio io? Ma in realtà la risposta venne un po' da sé, pensando che non sono ancora molte le sorelle in vita, le sorelle clariste, che poterono collaborare con Dario come delegato generale. Lui svolse questo servizio dal 1985 al 1991. E sinceramente tra le clariste d'Italia, oltre la mia sorella di comunità Benedetta, non sono riuscita a ricordarne altre. D'altronde stiamo parlando di 35-40 anni fa. E in quegli anni io e Benedetta eravamo novizie, professe temporanee, giovani professe solenni, e conoscemmo Dario quando lui, visitatore generale della provincia toscana di San Francesco Stigmatizzato, nei primi mesi del 1985 visitò il convento dei frati qui al santuario di Santa Margherita e poi, come di consuetudine dei visitatori, venne ad incontrare anche noi. Lì nacque il legame di Dario con la nostra comunità e una volta che ricevette l'incarico dell'ufficio promonialibus della Curia Generale, propose a noi di svolgere un servizio di segreteria. E ecco, pensando come raccontarvi questo aspetto della vita di Dario, ho scelto di lasciare a lui stesso il compito di raccontarsi attraverso la testimonianza che gli richiedemmo quando, in occasione dei 50 anni dell'ufficio promonialibus della Curia Generale, dedicammo il numero 60 dei quaderni Comunione e Comunicazione interamente alla memoria del cammino compiuto insieme ai fratelli che si erano succeduti come delegati nell'ufficio. Ottenere la testimonianza di Dario non fu molto facile e sinceramente non ci saremmo mai riuscite se non avessimo avuto l'appoggio e l'aiuto generoso fraterno delle sorelle di Iglesias e dei fratelli che in quel momento erano membri della stessa comunità di Dario a Cagliari. E quindi li ho già ringraziati, ma ancora li ringrazio, perché è stata l'occasione di riprendere contatto appunto con Dario. Ecco, Dario intitolò quella testimonianza così: soliloquio di un ex delegato promonialibus, allora alle prime armi e senza armi, oggi vecchio sentimentale, smemorato e nostalgico. Sono trascorsi una trentina d'anni a oggi in cui mi si chiede a un vecchietto dalla memoria fatiscente di ricordare tutto. Mi ci proverò e non ci riuscirò.
È stata un'esperienza stimolante e provocatoria. Appunto, un'esperienza molto personale che, valga o no, vale in quanto tale e nulla più. Ecco, per Dario essere delegato generale per noi sorelle, più che un servizio fu un'esperienza, dice. In effetti fu un mettersi in gioco con ciò che aveva di più prezioso, di più intimo, facendo vibrare corde personali profonde che riguardavano in definitiva il suo rapporto con Dio. Dario fu il primo delegato generale, dice lui, semplice frate non definitore generale, ma almeno in odore di palazzo. Da persone di buon senso trovammo logico chiedere aiuto alle stesse sorelle. Era intuibile che solo esse sapevano come potevamo aiutarle, consapevoli come erano e aperte all'incontro e al dialogo, sorelle nostre e amiche, autonome e in quanto tali maestre. Ecco, in questa frase, secondo me, ogni espressione racchiude, se non tutto, molto di Dario. Un uomo senz'altro consapevole di sé, che si schermisce facendo riferimento alle sue inadeguatezze, semplice frate, non sapevamo come aiutarle, ma che però non rinuncia ad affermare, e lo fa con la forza dell'ironia, le intenzioni sue, che ritiene valide e anche giuste, e le conseguenti direzioni da prendere, quando dice che le sorelle erano consapevoli e aperte all'incontro, al dialogo. Sì, ma anche no. Autonome, sì, però anche no. E quindi maestre. Ogni parola si presta a diverse interpretazioni e probabilmente sono un po' vere tutte. E Dario aveva questo, no, di caratteristico, che riusciva a vedere le cose a tutto tondo, davanti e anche nella faccia oscura, cosa che non capitava a tutte. Quindi, come dire, no? Diceva: ti dico chi sei anche se ora non lo sei, ma te lo dico perché tu lo diventi. Mi sembra che la sua fosse una visione, almeno per quanto riguarda noi, non solo aperta al futuro, ma che in quel futuro già viveva. E proprio questo suo modo di essere e quindi di fare, a quel che io capisco, è anche quello che ha disturbato, che lo ha fatto percepire come una persona prevaricante, impositiva, non dialogica, è esattamente il contrario di quello che Dario desiderava essere e si impegnava ad essere con tutto se stesso, che intendeva promuovere. Comunque, ecco, l'aiuto alle sorelle lo chiese veramente, in due modi. Il primo, interpellandole direttamente attraverso un questionario che aveva preparato e che fu inviato a tutti i monasteri del mondo. E in questo questionario domandava a ciascuna come intendesse e desiderasse, primo, il rapporto fra il primo ordine e le monache francescane, e secondo, il ruolo di delegato generale per le monache. E questo non è da sottovalutare, sono passati appunto 40, 35, 30 anni, ma in realtà è passato molto più tempo. Anche soltanto l'interrogarsi nella relazione tra il primo e il secondo ordine, oggi si dà per scontato, no? Abbastanza, o comunque ci sono tante forme di collaborazione, di incontro, di dialogo. Ecco, non era così. Non era così quando io entrai, non era così nel 1985-86. Per cui, ecco, porre questa domanda significava veramente fare uno slancio nel futuro, ma profondamente radicato nel passato delle origini, del vissuto di Chiara e di Francesco. Ecco, l'altro modo in cui chiesi aiuto fu quello di bussare alla porta di un monastero, cioè il nostro di Cortona. E questo per noi segnò l'inizio di quel servizio di segreteria che si concretizzò nella prima fase nel leggere e sintetizzare le risposte a quel questionario inviato, e furono circa 400 in diverse lingue. E scrive Dario: fu accolta subito l'idea, cioè dal nostro monastero, a partire dalla comunione che a loro ci univa per radice della nostra vocazione
e di evidenziarla come dialogo per la comunicazione, di una carta parlante, un giornalino, uno spazio di incontro con loro perché, chissà mai, ci aiutassero ad aiutarle, giacché il testamento antico della cura e sollecitudine sembrava nascondere, ed era vero, un'attrattiva di reciprocità. Nacque comunione e comunicazione, che pare vive ancora, e ne ero felice perché sembrava ad averci imbroccato nel sospetto che la fraternità intima e profonda, come si suol dire, esiste davvero tra queste sorelle e questi fratelli, e che non sia appunto per questo canale che scorre in modo semplice quel pathos che rende Francesco ancora presente. Cercare di tratteggiare il profilo di Dario come delegato generale Pro Monialibus forse comporterebbe qualcosa in più che non il parlare dei quaderni Comunione e Comunicazione, però in realtà lui stesso sottotitolò questa sua testimonianza: era l'anno di Comunione e Comunicazione. E personalmente vorrei suggerire questa come la cifra del suo servizio di delegato generale Pro Monialibus, cioè promuovere la comunione attraverso la comunicazione delle sorelle con i fratelli, senz'altro. Quando scrive quando scrivendo appunto parla di attrattiva di reciprocità, ecco, vedere appunto la relazione tra i fratelli e le sorelle bisognosa di comunicazione perché questa reciprocità si realizzasse nella comunione, senz'altro sì, però soprattutto promuovere la comunione attraverso la comunicazione tra le sorelle, cioè far incontrare e parlare le clausure dai quattro angoli della terra e rendere le sorelle protagoniste della loro vita. E nell'editoriale del primo numero di Comunione e Comunicazione scriveva: questo primo numero di Comunione e Comunicazione è appena un numero di attesa, infatti un vero programma di collegamento, insegno e come strumento di comunione e comunicazione dovrà essere studiato e realizzato dalle stesse monache. Esse sanno pensare e parlare di se stesse e a se stesse. Non hanno bisogno di pensare e parlare per procura. Ci auguriamo che il prossimo numero di comunione e comunicazione esca, possibilmente non troppo tardi, direttamente dalle mani delle monache addette all'ufficio Pro Monialibus, attraverso le grate naturalmente. Beh, quest'ultimo appunto, sempre ironico nel suo stile, però coglie anche un punto di riflessione importante che poi cercherò di mettere in evidenza, cioè quello della clausura. Ecco, nell'editoriale del secondo numero auspicava nuovamente un pieno coinvolgimento dei monasteri nella mens e nella redazione di questo mezzo di comunicazione. Ma la dimensione di eternità in cui si collocano le sorelle rende tutto più saggiamente lento. Mi sembra di vederlo Dario, no? Saggiamente lento. Saggezza, sì, però anche lentezza, come dire, muovetevi. E in realtà passarono quasi 20 anni perché questo auspicio di Dario si realizzasse, e cioè che comunione e comunicazione esce direttamente dalle mani delle sorelle. E ciò forse avvenne più per necessità che per virtù. Però questa mi sembra sia una costante un po' nel nostro mondo francescano. Dario cominciò a visitare i monasteri, e il che gli permise di conoscere e per esperienza e di raccontare le diverse chiare alle diverse latitudini. E era il modo diretto di comunicare attraverso appunto le pagine dei quaderni per contribuire ad allargare la comunione. Ricordo che una delle prime visite fraterne fu al monastero di Lilongwe in Malawi, e durante questa visita notò come era forte l'impegno di inculturazione, soprattutto liturgico, da parte delle sorelle, e ne fu entusiasta. In quegli anni Ottanta si parlava molto dell'inculturazione. I frati minori avevano lanciato il progetto Africa, quindi ecco, vedere già esperienze in atto lo entusiasmò molto e cercò di farlo conoscere attraverso le pagine
del numero 2 di Comunione e Comunicazione. E poi relazionò dei suoi viaggi in Francia, in Giappone, Australia, facendo quindi incontrare esperienze molto diverse attraverso cui le sorelle esprimevano nell'oggi la forma di vita di Chiara. E queste visite rafforzarono la sua intuizione e convinzione, e cioè, con le sue parole, se comunicassimo di più, ogni pregiudizio cederebbe volentieri il passo all'ammirazione. Ecco, se comunicassimo di più, ma che tipo di comunicazione intendeva Dario? E scrive, lo vorremmo sapere dalle nostre sorelle dei monasteri di tutto il mondo. Noi sentiamo solo che comunicare è inevitabile perché è una proposta della storia, un segno del tempo, all'oggi, e che è temerario assumersi la responsabilità di non comunicare. Lui sentiva il suo servizio come uno stimolare, un provocare, perché le sorelle camminassero e scegliessero loro la strada migliore da percorrere. E mettere in circolazione idee, ricerche, tentativi di attuazione e di prospettive aderenti alla realtà locale e attuale. Questo intendeva fare sia appunto attraverso le visite che attraverso le pagine di Comunione e Comunicazione. Il suo era un ascolto accogliente e interrogante, e il suo era un parlare bello, immaginifico, ispirativo, provocatorio, ma questo penso che ne avrete già parlato e ne parlerete, perché Dario era così. Cercava di comprendere mentre invitava con eleganza intelligente e anche senza troppi giri di parole a rendere ragione delle scelte, delle forme, delle consuetudini, e la cui motivazione probabilmente, parlo di noi sorelle, si era scolorita senza che almeno alcune se ne rendessero conto. Lui voleva invitare a rendersene conto, o almeno a poter rendere ragione. Scriveva, dietro il muro della clausura c'era aspettativa di incontro, di dialogo, di comunione e comunicazione. Gli incontri ci furono molti, in Europa e non solo. Uno splendido parlare di cose che amavamo e per cui vivevamo, e cioè la vita evangelica, la vita che ci è stata consegnata da Chiara e da Francesco. Continua lui, non avendo il dono delle lingue, parlavo per mezzo di interprete, ma non ce n'era bisogno, ci aiutava la lingua dell'incontro. Era la gioia dell'amicizia, la gioia di una vera fraternità. Ecco, vita, libertà, verità. Era ciò che gli stava veramente a cuore di vedere incarnato nell'ordinario semplice della vita delle sorelle. E il suo impegno era teso a offrire un contributo di fratello perché ciò si realizzasse in un dialogo costruttivo tra l'oggi e la legge, una dialettica questa che gli stava molto a cuore. Nell'editoriale del terzo numero di Comunione e Comunicazione lascia intendere che i numeri precedenti qualcosa avevano mosso. Le reazioni non sono mancate e ci hanno raggiunti più o meno direttamente o indirettamente. E capite. Tutte dicono che un quaderno di collegamento e soprattutto di dialogo può essere molto utile, magari per le ragioni per cui alcune dicono che è pericoloso. Si capisce che c'era una dialettica importante che lo raggiungeva, come dice lui, direttamente o indirettamente, e questo era ciò che era più faticoso da portare. Non stupirà che un tema sensibile che impegnò Dario, la sua ricerca e il suo dialogare, fosse quello della clausura, come accennavo. Le sorelle con cui aveva a che fare erano claustrali, e il dibattito sul modo di vivere la clausura in quel tempo era, nel mondo ma in Italia soprattutto, particolarmente acceso, perché in quegli anni si stavano elaborando le nuove costituzioni generali dopo la promulgazione del codice di diritto canonico del 1983. Scriveva Dario nella sua testimonianza, questo mito che mi faceva tanto discutere con me stesso. Nel mio frequente conversare con tante sorelle lo avvertivo sempre come un tema tabù da non accostare ad altri temi specialmente, lo ricordo molto bene,
al tema della contemplazione, che io preferivo, soggiogato come ero all'idea che i monasteri dovessero richiamare piuttosto il Monte Tabor, montagna aperta alla solarità di un evento di trasfigurazione, di contemplazione del volto di Dio, piuttosto che un luogo chiuso la cui apertura era riservata a pochi. Cosa chiuderebbe una clausura che non apre l'anima al dinamismo della persona che cammina giorno dopo giorno per crescere in luminosità e, rimanendo se stessa, diviene ogni giorno altra e nuova? Dario era un uomo, un frate minore in ricerca, e quando chiedeva, discuteva, rispondeva sempre con puntualità e ricchezza di motivazioni e intelligenza fine, non esprimeva giudizi, come a volte veniva interpretato, ma cercava, e lo faceva anche con lo strumento della provocazione, di far emergere le motivazioni altrui. La domanda fondamentale era come tenere vitalmente insieme la necessità della comunicazione per una comunione viva e vera e le esigenze della clausura e delle sue strutture. Questo fu un ambito in cui non mancarono incomprensioni che lo fecero soffrire non poco. Ma alla fine, come lui scrive nella testimonianza, fu il canto di quelle clausure dislocate in mezzo al mondo ad aiutarmi a capirci. La preghiera tradiva, raccontava una stupenda novità e diversità d'anime. Lo spirito si regola sulla originalità di ogni monastero per far nascere dalla radice unica, che è egli stesso, la varietà dell'armonia e della bellezza. Qui mi sentivo a mio agio. E confessa, ho cercato sempre la gioia, liberata e quindi libera dalla paura. Dove l'ho trovata questa gioia? Là. Ho visto tante sorelle, nuove sorelle, simili e profondamente diverse, povere clarisse che nessuno claudit e solo l'amore aperit, perché a fondamento di tutta l'esistenza credono nell'amore senza glosse. Personalmente penso che non si possa non riconoscere come la ricerca personale di Dario abbia messo in movimento e allargato l'orizzonte a noi sorelle. Oggi è quasi naturalmente un orizzonte ampio come il mondo, in cui anche le relazioni tra le sorelle sono ampie come il mondo. Oggi ancora, di nuovo, stiamo lavorando alla revisione delle Costituzioni Generali e il modo in cui lo stiamo facendo, radicalmente diverso da quello di 35 anni fa, ne è la dimostrazione. Il dialogo, la corrispondenza, azioni, veramente sono tra sorelle di ogni latitudine, ci sono le differenze, ma c'è una accoglienza e un rispetto grande. Non ci sono più quei dibattiti accesi in cui Dario si trovò nel mezzo e che forse contribuì anche a portare a evidenza e a conoscenza le une delle altre. Forse in un certo senso fu anche un po' il catalizzatore. Dario chiudeva la sua testimonianza con una confessione che mi pare sia molto preziosa e dica tanto. Mi rendo conto che non sono mai stato un vero e bravo delegato. Più che essere delegato per le sorelle, sono stato capace di pensare e cercare solo per me. Sono un povero frate appena entrato in un tunnel, aperto verso coralità nuove, verso concerti di individualità nuove. Stessa antica radice, anime vive, è stato tanto bello. Bellissima questa immagine della coralità, no? Che dice molto di noi come francescani, come chiesa, ma come umanità, e cioè dove ognuno suona il suo strumento, ognuno ha la sua voce, ma quello che conta è l'armonizzazione di tutti per esprimere qualcosa che non è semplicemente mio e tuo, no? Ma è un risultato altro e che in fondo esprime la ricchezza, qualcosa della ricchezza inesauribile della Trinità Santissima, che è il nostro Dio e Signore. Per noi cristiani la memoria ha radici nel futuro, verso quel futuro verso cui tutti noi camminiamo, e in quel futuro Dario già vive,
domani un anno dalla sua Pasqua. Se lo vogliamo, ecco, Dario ci sta davanti e ci indica anche la direzione del cammino, proprio a partire da quel futuro in cui lui già si trova. E forse anche ricordando il suo modo di vivere il cammino terreno, può ispirarci come percorrere la nostra strada, e cioè in comunione, comunicandoci le grandi opere di Dio, come avvenne a Pentecoste. Grazie di cuore a tutti voi di aver ascoltato e forse anche di aver guardato insieme a me questa esperienza di Dario, che si è fatto fratello e ha camminato accanto alle sorelle in un modo suo originale e che credo ci abbia fatto tanto bene. Vi auguro una buona continuazione di giornata e davvero un saluto e un abbraccio da Cortona. Ciao. Grazie, grazie Suor Cristina per quello che ci hai consegnato, è molto bello, mi ha colpito molto quel tratto che sta ritornando spesso in questa giornata di Padre Dario, quando l'hai descritto come un uomo aperto al futuro e nella capacità di poter già vivere quel futuro. E spesso ci sono uomini, conosciamo tanti uomini che sono aperti al futuro, ma forse proprio quello che caratterizza maggiormente la dimensione profetica, ma quella dimensione anche di poter rendere vivo e attuale quel futuro che si desidera, si sogna, si scorge con gli occhi, e forse proprio quello che Padre Dario ci ha saputo raccontare nel attualizzarlo all'interno di quello che era già il suo tempo, un tempo che in qualche modo, chissà, forse prevedeva già questa giornata. Mi piace, in qualche modo nelle tue parole ci ripensavo proprio a questo, dire chissà, forse proprio Padre Dario sognava il desiderio di poter non tanto parlare di lui, ma riconoscere come ciò che lui ha creato, ha saputo consegnare, continua a rimanere vivo. Quindi grazie Cristina delle tue parole e del averci consegnato, ecco, quella parte preziosa anche del mondo clariano legato a Padre Dario. Grazie a te. Se è possibile accendere le luci. Grazie. E vogliamo continuare a poter raccontare Padre Dario all'interno di quello che è un legame estremamente particolare che in qualche modo ci viene raccontato attraverso l'esperienza che Padre Dario ha vissuto in Terra Santa, attraverso un ricordo proprio personale di un suo caro amico, confratello che ho alla mia sinistra, Padre Claudio, Padre Giovanni Claudio Bottini. È un onore per me poter stare accanto a te, poterti presentare. Grazie davvero del tuo essere venuto qui da questa terra che vogliamo sentire con la tua presenza particolarmente vicina per quello che sta vivendo, e permettimelo poter dire, avere te accanto e poter parlare di Padre Dario, pensavo questo, e poter riconoscere come quel tratto di Dario, frate, padre, e anche riconoscere quell'uomo di pace, quella beatitudine che in Padre Dario si caratterizza, ecco, e che in qualche modo tu in qualche modo ci racconterai. Padre Claudio nasce il 27 luglio del 44, originario della Pescara, e appartenente alla provincia serafica di San Bonaventura. Sono diversi titoli di studio, la licenza in Sacra Scrittura nella Pontificio Istituto Biblico di Roma, il diploma nelle scienze archivistiche presso la Libreria Vaticana e il dottorato in teologia biblica a Gerusalemme.
gli incarichi che hai ricoperto sono altrettanto importanti. Grazie. E permettimi di poter elencare semplicemente qualcuno, ma per farti conoscere all'assemblea presente: è stato decano e professore emerito dello studio biblico francescano di Gerusalemme, dove appunto hai studiato. Dal 2002 è decano della facoltà di scienze bibliche e di archeologia. Dal 1980 al 2002 è stato segretario e incaricato delle pubblicazioni dello stesso studio biblico, e dall'85 al 2003 ha curato l'organizzazione delle settimane bibliche presso la sua terra natale, l'Abruzzo. Hai tenuto diversi corsi, in maniera particolare quelli legati al greco biblico, all'esegesi del Nuovo Testamento, di teologia biblica del Nuovo Testamento, l'introduzione testamentaria, sempre del Nuovo Testamento. Numerosi sono i seminari che hai tenuto, come numerose sono le diverse pubblicazioni di libri, di articoli all'interno di riviste scientifiche. E padre Claudio, mi permetterai di non elencare, perché altrimenti ti dovrei togliere la parola, e quindi desideroso di poterti ascoltare nel tuo rapporto amicale fraterno con padre Dario, ti lascio la parola. Grazie. Il titolo di vero onore è l'amicizia, la familiarità che ho avuto con padre Dario, che mi ha portato qui, e poi l'amicizia che ho con Monsignor Mauro Maria Morfino, con cui abbiamo convissuto anni di grande bellezza e serenità diversi da quelli drammatici di questi giorni, e poi con padre Salvatore. Ecco, per questo perdono padre Stefano che ha esagerato. Ecco, vero titolo di onore è questo. Saluto cordialmente le personalità presenti, familiari, amici e amiche di padre Dario. Ringrazio vivamente gli organizzatori di questo convegno per il dono di farmi essere qui nel ricordo di padre Dario. Stiamo componendo un mosaico, mi veniva in mente proprio mentre facevamo queste carrellate, di una personalità davvero con grande impronta locale, ma con un cuore e una mente universale. Davvero mi auguro che qualcuno si metta a studiare la personalità di padre Dario, spenderà anni nella ricerca di questa personalità davvero ricca e nascosta dietro quel binomio che Sua Eccellenza ha voluto dire, la leggerezza e la semplicità. Ecco, ringrazio di essere qui. Nella conversazione che ebbi con padre Salvatore quando mi invitò a venire per dare la mia testimonianza, ecco, sono venuto appunto, come dicevo, da Gerusalemme, grazie anche all'incarico, per così dire, diretto e indiretto dei confratelli che vi salutano da Gerusalemme e dalla Terra Santa. Padre Salvatore, quando parlammo, non sapeva probabilmente che i miei ricordi di padre Dario rimontano molti anni prima del quadriennio 1991-95 che padre Dario trascorsi a Gerusalemme. E allora mi permetto di iniziare proprio con questi ricordi giovanili. In effetti è nei primi anni 60 del secolo scorso che il nome di padre Dario Pili attirò la mia attenzione. Mi ci fermo perché rivela davvero un tratto importantissimo, caratteristico della sua personalità. Io ero ancora chierico francescano, studente di filosofia, e all'Aquila, e tra le riviste che arrivavano nel nostro seminario, non erano tante in quel tempo, vi era Fiamma Nova, il mensile edito dal Commissariato Nazionale dei Frati Minori per il Terzo Ordine Francescano, oggi Ordine Francescano Secolare. Padre Dario ne era il redattore. Mi piaceva leggere, e di padre Dario mi colpiva il suo stile fresco e spigliato, e mi impressionò tanto il servizio che egli pubblicò come inviato giornalista in occasione del pellegrinaggio di Paolo VI. Ora San Paolo VI l'abbiamo ricordato nella liturgia pochi giorni fa, in Terra Santa, tra il 4 e il 6 febbraio 1964. Ricordavo così bene quel numero di Fiamma Nova che sono andato a colpo sicuro nell'archivio della custodia di Terra Santa, dove l'ho rintracciato.
Si tratta di una edizione speciale sia per gli articoli e le foto che per il formato, a colori molto grande. Nel numero 2 di Fiamma Nova, dunque, febbraio 1964, si trovano 4 articoli scritti da Padre Dario, nei quali si rivela un osservatore attento e un cronista capace di rendere il lettore partecipe degli eventi descritti o narrati. In vista del nostro incontro, ho riletto con sommo gusto e trascritti, lascerò il fascicolo a Padre Salvatore, quegli articoli. L'editoriale del numero non è firmato, ma è facile riconoscervi lo stile inconfondibile di Padre Dario. Si intitola Omaggio ai custodi e risulta un inno ai frati e allo spirito francescano che lui ha osservato molto da vicino nei confratelli della custodia di Terra Santa durante tutto il pellegrinaggio papale, e si compiace di segnalare ai lettori un dettaglio a riguardo. Dopo la menzione del custode di Terra Santa, la somma autorità francescana in Terra Santa, del ministro generale, fa due soli nomi di umili fratelli laici, virgolettato, umili fratelli laici, semplici frati non sacerdoti, fra Guido, accompagnatore autista del custode, e fra Michelangelo, che egli scrive, cito ancora, ha un sorriso per il più modesto visitatore come per il più celebre capo di Stato. E di tutti afferma, di nuovo cito un suo testo, essi sono umili servitori della Chiesa nella contrada più santa di tutta la terra. Questo è essere francescani, servire in umiltà, far parte di quella luce che illumina la Chiesa dall'interno. Fine della citazione. Dei 4 articoli firmati da Dario, i primi 3 riguardano la prima giornata del Papa a Gerusalemme, il sabato 4 gennaio. Il 4 si riferisce a Betlemme, quindi l'ultimo giorno, il 6. Il primo ha per titolo La messa nel luogo della prima messa. Si incentra sull'evento principale, la celebrazione eucaristica, fatta dal Papa davanti alla tomba di Gesù, seguita da una preghiera di alto livello teologico scritta di suo pugno da Paolo VI, si conserva ancora il manoscritto, e Paolo VI che parla come se si trovasse sul Calvario. Inizia, siamo tornati come dei criminali sul luogo del nostro delitto. Bene, Padre Dario coglie la centralità di questo testo di Paolo VI e afferma, cito, tante cose si scriveranno su questo straordinario viaggio, tanti significati verranno sottolineati, scoperti, immaginati, inventati, ma noi crediamo che il massimo significato sia qui, in questa preghiera al sepolcro, in questo liberarsi di un peso presso il sepolcro, in questa celebrazione di un sacrificio nel luogo del primo sacrificio. Per secoli si è combattuto per riscattare questo luogo, oggi si viene qui soltanto per riscattarsi. Fine della citazione. Nel secondo contributo, il più lungo, Padre Dario fa la cronaca della giornata, raccogliendola nel titolo tra due indicazioni. Cito, comincia in riva al fiume la sera dolorosa, e i riferimenti sono al fiume Giordano e alla via dolorosa a Gerusalemme. In Terra Santa si è prima della cosiddetta guerra dei 6 giorni, siamo nel 1964, guerra che stravolgerà radicalmente la situazione di Gerusalemme e dei cosiddetti territori della Cisgiordania. Attraverso il fiume Giordano fece sosta a Betania il Papa e quindi entrò nella città vecchia passando per la porta principale, la porta di Damasco. Da qui raggiunse il Santo Sepolcro percorrendo parte della Via Dolorosa per la lunga sosta in Basilica dove il Papa celebrò messa e pronunciò la preghiera a cui ho fatto cenno.
Nella cronaca, padre Dario ha gli occhi centrati sul Papa, sul suo viso, da cui coglie pensieri ed emozioni, senza lasciarsi sfuggire nulla del resto. Annota il freddo gelido, le ore concitate di attesa, i modi di fare dei soldati giordani, che egli descrive armati, duri e comprensivi. Lo stravolgimento del protocollo, cardinali e suore vengono disperse con tutti i discorsi e i fiori che avevano per le mani, la confusione travolgente che si crea al momento dell'arrivo del Papa alla porta Damasco, i profumi e i cattivi odori del bazar persino, egli scrive, virgolettato, i dolciumi così simili ai mandorlati di Sicilia e al gatto di Arezzo in Sardegna, ancora continua, dolci, dolcissimi, autentici, senza eccessive finezze. Vedete che sta a Gerusalemme, ma questo era Dario. Tuttavia, su tutto domina il tema del perdono. Qui c'è una profezia di quest'uomo. Spero che qualcuno si metta davvero a studiarlo. Su tutto domina il tema del perdono, che è al centro della preghiera di Paolo VI, e Pili lo coglie come il filo rosso di tutta la giornata del pellegrino apostolico. Egli annota, cito, in riva al fiume il figlio di Dio era apparso come un peccatore. In riva al fiume Paolo VI si disponeva alla preghiera del Santo Sepolcro, al grande atto di dolore. Un Papa è sempre un Papa, è tutti gli altri, è la Chiesa in un certo senso, anche quando prega, anche quando chiede perdono. Un Papa non può chiedere perdono solo per sé, chiede perdono per tutti. È in colpa per tutti. Solo così si spiega la Via Crucis di Papa Montini, la cui stanchezza non può essere soltanto stanchezza di un lungo viaggio. È la debolezza di un uomo che porta nel suo cuore il dolore di tutta la Chiesa, i peccati di molti secoli, e ne è sgomento. Fine della citazione. Come non pensare che qui padre Dario intuisce e ardisco dire, quasi profetizza ciò che il santo Papa Giovanni Paolo II farà pubblicamente e ripetutamente nel corso del grande giubileo del 2000. In ogni caso, padre Dario si rivela un cronista che va oltre la cronaca, ne intuisce e suggerisce il significato. Se al titolo essenziale del terzo contributo, un'ora di silenzio, questo è il testo di Dario, io ci aggiungerei e di solitudine, perché questa parola ricorre tre volte nel suo testo, si coglie, se si parla di un'ora di silenzio e di solitudine, si coglie il pensiero dominante di padre Dario nel racconto che egli fa del Papa al Getsemani per l'ora santa nel cuore della notte. Questo tratto merita e richiede una citazione un po' lunga di cui mi scuso, ma che ritengo proprio necessaria. Facciamo parlare lui. Ecco cosa scrive. All'ingresso di Paolo VI nella Basilica è il solito agitarsi di operatori cinematografici, poi il silenzio. Paolo VI si chiude in una solitudine impenetrabile. Una parola soprattutto, continua padre Dario, ci martella la mente. Qui il Cristo ha pregato, qui ha sudato sangue, qui ha avuto paura, qui ha avuto dall'alto quel conforto che invano aveva chiesto agli amici sonnacchiosi, qui ha chiamato amico il traditore, qui i soldati armati di bastoni, di lanterne, di fiaccole sono stramazzati al suolo davanti alla fulminante limpidezza dello sguardo di Cristo. Probabilmente, continua, è questo qui che ci mette in contatto con la solitudine del Papa. A Getsemani si tocca con mano come la missione affidata al Cristo è infine
affidato a un uomo che resta in sostanza solo. Non esistono più le evasioni della collaborazione o dell'amicizia. Soli davanti ai propri compiti, come Cristo, ogni pontefice, ogni prete, ogni uomo, paghiamo con l'angoscia della solitudine la felicità d'esistere e d'essere utili. Leggendo le parole di Padre Dario torna alla mia mente, e penso a tanti altri, una pagina autobiografica sconvolgente di Paolo VI, nella quale egli, durante i primi esercizi spirituali da Papa, apre il suo stato d'animo e confida la percezione acuta della sua posizione unica, solo, davanti a Dio, davanti alla Chiesa, davanti al mondo, davanti alla storia. Viene da chiedersi, e io me lo sono chiesto, come abbia fatto Padre Dario a intuire o indovinare dal volto e dal raccoglimento, Paolo VI non disse una parola a Getsemani, dal raccoglimento del Papa un sentimento così intimo e profondo. Il quarto contributo racconta il pellegrinaggio papale a Betlemme e si intitola Il messaggio di Betlemme. Padre Dario riferisce con compiacimento l'accoglienza festosa di Betlemme, una città in gran parte cristiana a quel tempo, purtroppo oggi non lo è più, che riserva una bella accoglienza al Papa. Ma dice il Papa resta pellegrino orante, discreto, umile nel suo portamento. Poi Padre Dario evidenzia lo spirito ecumenico e l'aderenza del discorso di Paolo VI al mistero del Natale e alla Grotta Santa della Natività, dove, cito di nuovo Padre Dario, Cristo apparve come un'offerta, non imposizione, un'offerta d'amore dove la verità si affacciò al mondo timidamente. Sembrano dei versi. Riporta poi l'affermazione rimasta celebre: se il mondo si sente estraneo al cristianesimo, il cristianesimo non si sente estraneo al mondo, qualunque sia l'aspetto che esso presenta e il contegno che esso gli ricambia. Una perla che Padre Dario coglie dal discorso. Ecco, fin qui i miei ricordi giovanili di Padre Dario, l'ho conosciuto senza averlo visto personalmente, rivissuti, per così dire, nella rilettura dei testi del suo servizio di giornalista a seguito del pellegrinaggio di Paolo VI 60 anni fa. Ecco, tralascio, vi è stato già parlato, di ricordare che io poi non l'ho più perso di vista, sia nel sessennio in cui fu direttore, fondatore di Fraternitas, come è stato detto, e ancora più recentemente come fu il periodo in cui fu delegato, tra i due ci fu il ministero di ministro provinciale, e allora i contatti erano in qualche modo facilitati da Padre Salvatore, con cui si studiava a Roma in quel tempo, siamo agli anni 70 e 80. Non ne parlo assolutamente, ma se qualcuno, ripeto ancora, se volesse studiare deve scorrere quelle pagine dove Padre Dario si manifesta e si vela nello stesso tempo. Invece accenno a un'altra cosa. Ecco, alla realizzazione di questo libro, che Padre Salvatore lo prego di mostrarlo. Questo libro, che non, a prima vista non dice nulla di Padre Dario, in realtà, ecco, Padre Bellarmino Pagatti, un grande archeologo della Terra Santa, che ha riempito quasi tutta la parte centrale del secolo passato, nato nel 1905, morto a Gerusalemme nel 1990, approdato a Gerusalemme a 30 anni nel 1935, costituisce un capitolo intero di storia della Chiesa, dell'archeologia cristiana in Terra Santa. E alcuni anni dopo la sua scomparsa, 10 anni dopo, la Cassa di Risparmio di San Miniato in Toscana volle ricordarlo con questa pubblicazione, che è una strenna, capite, che solo una banca si può permettere. Ecco, allora la richiesta
di scrivere qualcosa di nuovo, pervenne a Pare Piccirillo e al sottoscritto, che mi occupavo delle pubblicazioni. Immediatamente io chiediamo a Padre Dario di scrivere questo ricordo. Ecco, e lui lo fece. Ecco, e permettetemi di dirvi ciò che ho trovato rileggendo quei testi. Padre Dario ha riletto tutta la vita di Padre Bagatti, dagli anni della formazione in Toscana agli studi di archeologia a Roma, dagli scavi cui collaborò a quelli che l'archeologo diresse personalmente. Abbrevio, quando ricevette il libro in cui compariva questo suo profilo umano, spirituale, sacerdotale, culturale, nel ricevere la copia della pubblicazione, Padre Dario così scrisse a Bonorva il 15.02 febbraio 2002. Si trova nell'archivio che io ho curato con le mie mani a Gerusalemme e l'ho ripescato come una chicca. Ecco cosa scrive. Ho ricevuto il libro sul padre Bagatti. Ti dico la mia gratitudine per il lavoro da te fatto. Si riferiva a Pare Piccirillo, lavoro soprattutto di carattere editoriale. Io mai avrei potuto realizzare una impresa del genere. L'abbassamento, ma poi sentite la consapevolezza di sé quando arriviamo alla fine. E Padre Dario intero, scritto a mano tra l'altro questo testo, mai avrei saputo fare un lavoro di questo livello. Il tuo lavoro ha dato un risalto al mio contributo di lettura della vita e testimonianza di Padre Bagatti. Mi hai messo accanto a tante firme importanti da farmi quasi arrossire. Mi hai messo e ad ogni modo, rileggendomi e vedendo il tutto bene collocato, mi pare di starci bene. Niente falsa umiltà, è consapevole di sé, ma non superbo, mai vanitoso. Grazie a Dio e grazie infinite anche a te. Continua, davvero ti sono molto grato e ti chiedo comprensione se non ho saputo fare meglio. Anche Padre Salvatore, è il Salvatore che è qui, anche Padre Salvatore e i miei amici che hanno visto l'opera ti dicono ammirazione e gratitudine e ti salutano. Con il mio ricordo e ogni migliore auguri alla comunità dello Studium Biblicum Franciscanum, rinnovo a te ogni migliore augurio di buon lavoro e buona salute. E qui vengo al periodo trascorso, da padre Dario Pili, io ero nel convento accanto e quindi lo incontravo continuamente. Ecco, riferisco ora su quel periodo come è possibile. Consultando la documentazione, oltre che la mia memoria, conservata la documentazione nell'archivio della custodia, ho scoperto anzitutto che fu niente meno il padre Ignazio Mangini, custode nei primi sei anni del 1980-1986, a invitarlo a entrare al servizio della custodia in una lettera del giugno 1985. Padre Dario risponde: sì, verrei volentieri, ma il mio ministro generale mi ha bloccato qui a Roma per assegnarmi l'incarico di delegato pro monialibus, e quindi il suo sogno non si realizzò. Proposta e desiderio di entrare in servizio della custodia si realizzano 10 anni dopo, nell'autunno 1991. Padre Dario arriva nella custodia francescana a 61 anni, compiuti, con un formidabile bagaglio di conoscenze e esperienze. L'abbiamo sentito, ha avuto incarichi e responsabilità a livello regionale, nazionale, internazionale, nel vasto mondo francescano. È noto e stimato come scrittore, ha visitato persone, comunità e luoghi dei 4 continenti. Intende mettersi a disposizione per 4 anni, era il periodo che le Costituzioni Generali raccomandano ad ogni frate di trascorrere in Terra Santa. 4 anni, e dice così, mettendosi appunto a disposizione: sono un frate di straordinaria ordinarietà. Questo è un neologismo. Ebbene, è incredibile. La stessa espressione
l'ho ritrovata nella tessera, nella scheda personale che ogni frate che arriva deve compilare. Alla fine c'è la domanda de se il missionario ha qualche fatto specifico della propria vita che abbia un valore ed un interesse speciale. A questa domanda sapete cosa scrive Padre Dario? Nessun fatto. Sono un frate di straordinarietà. Dalla sua vita, dei suoi scritti, si ricava un trattatello sulla vera umiltà e sulla falsa umiltà, perché esiste anche quella. È stato detto già, Padre Dario può essere in una scheda di mosaico una delle più intense, definito il comunicatore e l'animatore. E questo è stato per 4 anni nella custodia, comunicatore e animatore. Comunicatore della vita fraterna e animatore della vita fraterna, della formazione permanente, come si usa dire oggi con un termine, cioè, vale a dire il continuo crescere nella vita umana e spirituale, nelle relazioni. Chi studierà Padre Dario Pili, e continuo a dire che qualcuno lo faccia, da qui possibilmente, troverà tutta la documentazione, io l'ho raccolta in parte, sono pronto a metterla a disposizione in 2 notiziari, uno molto ufficiale che si chiama Acta Custodie Terre Sante, il nome dice i fatti e le persone della custodia, e poi in un notiziario più familiare dove lui inizia appena arriva in custodia a scrivere, e la prima cosa che mette nel primo numero alla fine è se qualcuno ha questo spazio bianco alla fine della pagina, dice se qualcuno ha qualcosa questa pagina lo aspetta, ecco il comunicatore ma l'animatore, ecco, quindi questo lo tralascio e vengo invece a un impegno importante che lui ebbe in continuità con questa vocazione di scrittore, di redattore di Padre Dario, per l'impegno che egli ricevette nel dirigere la rivista La Terra Santa. Merita una speciale menzione questo suo impegno, che non fu di poco conto. Della rivista fu direttore e vi pubblicò numerosi suoi scritti, anche di questi ho un elenco, talvolta anche sotto lo pseudonimo Frate Lucido. Padre Pili risulta direttore della rivista dai numeri 11-12 del 1992 fino ai numeri 9-10 del 1994. Vi ha pubblicato, spero di non essere in corso in sviste, 21 contributi firmati, 16 brevi scritti sotto il nome di Frate Lucido, personalità di uomini, donne, di suore, di ecclesiastici, di semplici frati, ecco, dei brevi profili, ecco, che sono interessanti perché rivelano ciò che lo muoveva, e degli altri suoi pensieri vanno ritrovati, rintracciati nella rubrica fissa che lui aveva intitolato Conversazioni, le lettere che arrivavano a cui lui rispondeva. Nonostante tutta questa attività ben documentata di animatore della vita fraterna, della vita delle comunicazioni, Padre Dario dovette attraversare un periodo non facile per la sua salute. Dalla corrispondenza con i 2 custodi, Carlo Cecchitelli, ancora vivo, e Giuseppe Nazzaro, passato all'altro mondo da vescovo di Aleppo, si viene a sapere che nel periodo tra la fine del 91 e i primi mesi del 94 Padre Dario ebbe seri problemi di salute, per i quali dovette sottoporsi a 3 interventi chirurgici e a cure molto impegnative, che lo fecero soffrire fisicamente e psicologicamente, fino al punto di chiedere di poter rientrare in Sardegna nell'imminenza della scadenza del suo quadriennio di servizio. Di questi imprevisti egli si scusa e si rammarica tanto nel suo stile.
tanto che il custode scrive in questi termini al ministro provinciale di Sardegna, che era Arcangelo Azzei. Scrive così il custode: so che egli è un po' scoraggiato, io gli ho ribattuto che la malattia non dipende da noi o dal posto dove siamo, che egli ha già fatto tantissimo in custodia, il servizio che egli ci ha reso è stato e sarà sempre più valido, mi raccomando di incoraggiarlo, la custodia ha bisogno di lui, si è messo a lavorare alla rivista La Terra Santa, ha riscosso parecchi consensi di lode e apprezzamento, la lettera che si trova in archivio. Lo stesso custode, mentre Pili si prepara a partire per cure mediche da fare a Roma, gli scrive: vada e torni sereno, ma torni, certo che qui con noi e tra noi troverà fratelli che lo attendono e non è di peso a nessuno, come spesso le ho detto è più che utile a noi suoi confratelli e ad a tante altre anime che si rivolgono fiduciose a lei. Perché Padre Dario non si mise solo a disposizione della custodia, ne sanno qualcosa le comunità religiose maschili e femminili di quegli anni, i quali lo invitavano continuamente a conferenze, ritiri, esercizi spirituali. I mesi tra la fine del 94 e gli inizi del 95 non furono facili per Padre Dario. Lo rivela una lettera del 6 novembre 94 che gli scrisse al custode. Non la cito, si trova nella raccolta dei testi. Nonostante avesse chiesto espressamente di non essere inserito tra i partecipanti del capitolo intermedio della custodia di Terra Santa, Padre Dario fu eletto custode dalla stima travolgente dei frati che partecipavano al capitolo discreto, come è stato accennato da Padre Priamo, cioè il consigliere del custode di Terra Santa per la lingua italiana. Questo fatto e le insistenze cui si accennava persuasero Padre Dario ad accettare almeno temporaneamente questo incarico, ma dopo alcuni mesi, alla fine, egli rinunciò ad ogni incarico e in ottobre 1995 rientrò in provincia. Con grande rammarico io mi ricordo anche le parole che ci dicemmo nel corridoio grande di San Salvatore quando lo salutai prima che lui rientrasse. Lasciò Gerusalemme ma non dimenticò la Terra Santa né i suoi frati. Ve lo dice l'accenno che ho fatto precedentemente al profilo che lui scrisse su Padre Bagatti. Lo abbiamo visto, lasciò Gerusalemme ma non dimenticò la Terra Santa né i suoi frati. L'abbiamo visto nel lavoro che egli fece per Padre Bagatti. Ma di questo ricordo dei suoi frati ho rintracciato nell'archivio un altro delicatissimo segno. Quando Padre Pierbattista Pizzaballa, ora patriarca di Gerusalemme dei Latini e cardinale, fu eletto ancora giovanissimo custode, Padre Dario da Bonorva, il 24 maggio 2004, fate il conto degli anni, scrisse a Pierbattista con questo biglietto: Reverendissimo Padre Custode, Padre Pierbattista, sono intimamente felice della sua elezione a custode. Mi rallegro per la sua persona e per la svolta che questa nomina significa per la custodia. È un segno di Dio. Personalmente, poi, sono sempre infinitamente grato per quanto ho avuto dalla custodia in 4 anni. A lei ogni più cordiale augurio di buon lavoro. Questo è il bigliettino che ancora è presente in archivio. Concludo. Una personalità, vi dicevo, da mosaico, con tantissime tessere più intense, meno intense, ma che farebbero un ritratto di una grande personalità. Concludo, grazie per avermi offerto l'occasione di offrire qui i miei ricordi personali e il risultato della mia affettuosa ricerca su Padre Dario e la Terra Santa.
un piccolo grande francescano sardo che ho ammirato, stimato e amato. Grazie. Grazie padre Claudio per le parole che ci hai consegnato e anche per quella che è stata la personale, ma scorgevo anche dagli occhi dell'assemblea la commozione che, e grazie anche degli iscritti che stai consegnando, per la commozione che ci hai trasmesso, che è arrivata proprio attraverso quelle che sono le parole dello stesso padre Dario. Questo è molto prezioso poterlo fare qui. E allora adesso ci introduciamo nel presentare padre Salvatore. Potrebbe risultare facile per me presentarlo, in realtà non è così. Per me è un fratello, un maestro, un padre, e quindi il desiderio è poter dire che quella che è stata la sua grande opera di evangelizzazione che ha saputo compiere verso gli ultimi è nata da quello che è stato anche il suo desiderio di poter approcciarsi a uno studio. Padre Salvatore è psicologo, si è laureato presso l'Istituto Toniolo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, è laureato in teologia presso sempre l'Istituto Biblico, e qui nasce proprio anche quel legame bello con la terra di Gerusalemme. Legato a Mondo X Sardegna sappiamo e conosciamo quella che è la sua grande opera, legato alla nascita della prima comunità per tossicodipendenti a Cagliari e le successive comunità, della comunità di Saspro, di Campeluas, della comunità la Casa Famiglia per i malati di AIDS. Sono numerose anche quelle che sono, come dire, i suoi interventi e la sua opera, possiamo dire, di informazione, di prevenzione legato alla tossicodipendenza. È socio fondatore della Società Italiana per le Tossicodipendenze. Nel 2021, quindi da poco, ha ricevuto l'importante onorificenza al merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella come commendatore. E voglio concludere con queste due brevi parole per presentare e lasciare a lui la parola. Abbiamo visto un'immagine di padre Salvatore che lo raffigurava come operaio, e allora questo racconta sia quello che è stato il suo desiderio di quello che portava nel cuore sin da giovane frate, quando in qualche modo alla ricerca di quelli che potevano essere i campi di lavoro tra Francia, Belgio e Olanda, ha saputo in qualche modo investire su questa ricerca di una umanità da rinnovare. E se possiamo usare un breve parallelismo, se oggi ci racconterà come padre Dario è fondatore di Mondo X Sardegna, ci piace descriverlo così, ecco, se padre Dario diventa in qualche modo l'architetto, l'ingegnere di quella che è l'opera di Mondo X, padre Salvatore riprende un po' quel cappello da cowboy che abbiamo visto e in qualche modo diventa l'operaio, ma quel senso di operaio dove dice di questa tua umanità, di questo tuo sporcarti volontariamente le mani per poter ridare una piena dignità all'uomo. E allora anche a te chiediamo di poterci consegnare quello che è il legame con padre Dario all'interno di questa ricerca di una umanità da rinnovare. Grazie. Grazie. Grazie padre Stefano. Sono mezzogiorno e 12 minuti. A mezzogiorno e mezzo dovremmo iniziare la messa. Non preoccuparti, desideriamo ascoltarti. No, mi preoccupo. Allora, permettimi Stefano, lui è il nostro chairman, è il nostro moderatore. Posso fare un attimo lo smoderato? Allora, io penso questo. Potete immaginare quanto bene io vi possa parlare di padre Dario, quanto anche del suo temperamento, del suo carattere potrei evidenziarvi,
perché è vero, Dario era uomo di pace, Dario era anche un uomo divisivo. Nel conflitto, non nella guerra, lui odiava le guerre, ma Dario sapeva bene che i conflitti sono necessari e allora sapeva affrontare i conflitti. Io non mi meraviglio se domani, nella ricerca di approfondire sempre di più quest'uomo e il suo messaggio, noi potremo avere un incontro, una conferenza e via sul Dario polemista, cioè Dario che tirava fuori i problemi, li stendeva sul tavolo e ti portava a riflettere, come per esempio uno di quei momenti è stato quando ha messo intorno al tavolo i frati della Sardegna a pensare: ma per i drogati possiamo no far qualcosa? Noi che in Sardegna, è vero, abbiamo fatto tanto del bene, non abbiamo mai avuto una opera così strettamente sociale come questa che vi stiamo proponendo. Possiamo metterci mano? Possiamo inoltrarci? E lì le reazioni sono state evidentemente le più diverse. E allora lì il conflitto emergeva tra chi pensava: no, noi fra, una cosa troppo specialistica questo della droga, non siamo allenati, non siamo fatti, non siamo resi competenti per fare questo. Oppure l'altro: ma no, ma perché quel povero ragazzo di Salvatore Burito, ma sta facendo tanto bene nell'animazione vocazionale, gli ha fatto anche studiare psicologia, sta insegnando psicologia, lasciali fare quel lavoro, potrebbe fare tanto bene. Fino a quelli che pensavano che Dario Pili, essendo un uomo un po' che stava al di là dei confini normali delle persone, fosse un omerito frantumatore di sogni o di situazioni più banali, più egoistiche che noi frati stavamo vivendo, e ce le sconquassava. Lui ha cercato di avere intorno a sé un gruppo di giovani, non farò la relazione, questo è solo per dire che tra poco smetto. Lui ha adocchiato, perché lui aveva delle parole chiavi, e le parole chiavi del suo impegno erano: primo, francescanesimo, Vangelo tradotto in francescanesimo; secondo, figlio del concilio, più di me, perché lui prima del concilio aveva fatto il cristiano, il frate, il sacerdote, quindi aveva tutta la taratura dell'uomo clericale costantiniano, e invece velocemente la sua intelligenza l'ha portato a leggere il concilio in un modo. È figlio del 68, era consapevole delle nostre crisi, delle nostre difficoltà, e ha voluto che i giovani frati sardi, padre Antonino Pidas, padre Nicola Tolu, padre Michele Nuvoli, padre Fausto Magia, padre Salvatore Murito, padre Antonio Cugusi, potessero incarnare veramente queste dimensioni che lui già prima di noi amava. Perché lui, a modo suo, da barbaricino autentico, da barbaricino diciamo così mischiato, contaminato di universalità, la sua passione, il suo amore era un amore da appassionato, e l'amore appassionato lo potrebbero dire tanti esperti di francescanesimo, di cristianesimo e via, lo faccio dire a Viktor Frankl, uno psichiatra ebreo che si è salvato dai campi di concentramento e che è il maestro nella psicologia più importante di fronte al problema del soffrire e del soffrire estremo. Bene, Viktor Frankl dice, e lo voglio riferire a Dario: se tu ami e ami con passione, hai in te due caratteristiche. Primo, hai la chiaroveggenza, cioè laddove gli altri vedono buio, vedono crepuscolo, tu vedi chiaro, tu vedi luminoso. E secondo, chi ama appassionatamente ha la chiaroveggenza ed è anche un profeta, cioè uno che apre strade nuove.
L'amore appassionato di Dario l'ha portato ad aprire strade nuove, come nuovissima, impensabile anche per lui, prima del 1978 è stata l'idea che si potesse interessare in qualche modo della droga. Lui che di queste sofferenze così strettamente umane, segnate da questa modernità, poco capiva e sempre me lo riconosceva, però lui sapeva far volare. Alla materialità della mia missione, quella in inglese per intenderci meglio si chiamano mission, lui sapeva sempre inserire le motivazioni che appartengono a una vision. È come dire, non vuoi stare ritto? Ci vuoi stare in questa situazione? Mettiti in ginocchio. Cioè riesci a mettere insieme elementi apparentemente distanti. Per fare questo lavoro ci vuole competenza, ci vuole consapevolezza, ci vuole saper essere un po' avvocato, un po' psicologo, un po' psichiatra, un po' sociologo e via. Devi saper amare. E allora concludo, perché non vi parlerò di tutto il resto, perché tanto molto di voi lo sapete, e poi perché avrò possibilità più degli altri relatori di poter essere presto in mezzo a voi. Concludo ciò che Dario, uno che ha scritto in un modo fecondissimo e ha scritto tantissimo, che ha parlato in un modo fecondissimo e ha parlato tantissimo, dice: c'è un momento nel cammino di tutte le ideologie e di tutte le sperimentazioni in cui le parole si ingolfano nella gola e fanno provare una sgradevole nausea. Ci si accorge fisiologicamente che stiamo semplicemente menando il can per l'aia, non è il caso di oggi, lui lo diceva per le problematiche allora della droga. Ci si accorge che stiamo menando il can per l'aia e ingannando noi stessi, credendo magari di stare a voler capire cosa significhi, per esempio, essere oggi dei poveri. Angosciante e improduttivo andare a scuola delle parole, mentre la vita, la storia, gli uomini, i poveri veri, stanno lì in attesa che qualcuno li assuma per maestri. Questo era il grande, grande Dario. Perdonatemi, ma assumo da sessantottino la dittatura del proletariato, dico a padre Stefano, basta, chiudiamo qui, fai tutti i bei ringraziamenti che giustamente devi fare, tra poco andremo a pregare e in un'altra circostanza vi parlerò di come sono andate le cose tra padre Dario e il suo folle innamoramento dei poveri, dei drogati e dei drogati e degli altri, degli altri poveri. Grazie. Ancora un istante, ricordatevi di questo ossimoro, si dice con una parola complicata, con cui uno nasconde e svela. Frate di straordinaria ordinarietà. Straordinaria ordinarietà, provate a mettervele d'accordo. Padre Dario ci è riuscito nella sua vita. Grazie padre Claudio. Mi hai rubato le parole con cui volevo concludere, ma visto che me ne hai suggerite altre, a questo punto, come dire, ci invertiamo i ruoli. Mi piace poter davvero riprendere un suggerimento che mi consegnava padre Claudio, il poter dire che ci siamo ritrovati questa mattina non tanto a fare forse un convegno, come pensavamo, ma a poter iniziare una introduzione a quella che è la descrizione della personalità di padre Dario. E in qualche modo questo può essere, come ci siamo detti proprio all'inizio, l'inizio di altri convegni, di altri appuntamenti dove poterci ritrovare, poter dire quanto è importante poter non perdere la memoria di questo uomo, di questo frate, da questa straordinaria ordinarietà. Bellissimo questo. E allora, come
si è nelle battute finali i dovuti ringraziamenti, nella speranza di non scordarmi nessuno. Intanto il comune di Arizzo, la diocesi e la provincia dei Frati per aver promosso, sostenuto in qualche modo quello che è stata la giornata in cui ci ritroviamo oggi a condividere insieme. E all'interno di questo un ringraziamento va anche al patrocinio e al sostegno ricevuto dalla Fondazione Sardegna. In maniera particolare vogliamo anche ringraziare chi a volte sta nelle retrovie, ecco, non solo quelli che vedete, i tecnici per l'audio, per il video, ma anche chi ha seguito tutta la parte della segreteria organizzativa. In maniera particolare hanno un volto, hanno un nome che conosciamo bene, Rita Salaris e Tullio Torro, quindi un grazie e, se mi permettete, un applauso anche per loro. Un grazie naturalmente anche ai relatori che ho accanto per quanto ci avete consegnato, e in maniera particolare un applauso lo vogliamo dedicare a Padre Salvatore per essere stato promotore, ideatore e sostenitore di questo momento. E poi non possiamo in qualche modo rimettere al centro chi sta occupando le prime file di quest'aula, che non siamo tanto noi ma quanto i parenti. Un grazie a voi dell'essere presenti, un grazie per quello che ci avete consegnato, per la storia e per la possibilità, mi piace potercelo dire, di condividere anche quella parte intima di famiglia che in qualche modo Padre Dario ha saputo consegnare da quando ha scelto di poter indossare e scegliere un'altra famiglia, non per dimenticarvi di voi, ma per poter includere, quindi un grazie a voi. E in maniera particolare voglio invitare qui sul palco il fratello e la sorella Toto, Pupa e anche Gabriella, per poter consegnare questo pensiero in ricordo di questo primo momento. Oppure scendiamo noi, ecco. Disponetevi anche per le consuete foto di rito, ecco. Bisogna guardare il fotografo, anche se siamo commossi. E allora in questo momento, nel concludere, un grazie anche a tutti voi che siete stati presenti, avete in qualche modo manifestato la pazienza nel ascoltarci, ma sicuramente il desiderio di poter scoprire e non perdere la memoria di questo grande piccolo uomo. Ora ci chiudiamo e ci ritroviamo nella chiesa parrocchiale di San Michele per poter celebrare insieme l'Eucarestia e rendere lode a Dio di questo dono che ci ha fatto di poter condividere la storia di Padre Dario. Grazie.